Bentornati a tutti ragazzi in questo nuovo video. Siamo qui con Yugi Seto. e io sono Joy. Oggi tier list di Dungeon Dice Monsters per i personaggi, ovviamente per le pedine che abbiamo noi In in questo saccoccia. momento. Esatto, quindi poi faremo degli update Aggiornamenti. quando arriveranno i nuovi unboxing che faremo. Aggiorneremo piano piano questa, diciamo, questa banned list, questa tier list, come potete vedere. Va bene, partiamo subito con bestie e poi abbiamo guerrieri, poi abbiamo gli invincible, poi abbiamo i draghi, poi abbiamo i dark e per finire avremo gli item. Partiamo subito con Achiron. Allora, Kiron è un 30 di vita, 20 di attacco, 20 di difesa, livello 3. Quindi come effetto con un segno di magia può attaccare i mostri dell'avversario anche di due quadrati vicini. Però quando usa l'effetto si mette un segnalino danno, quindi perde 10 di vita. Secondo me non è male. Ha Beh, un buon. buone statistiche, Sì. secondo me. Certo, livello 3. 30, 20, 20, ha un po' di vita, però la perde con l'effetto, però comunque attacca Allora, due quadrati di per distanza. me potrebbe essere una B, in quanto comunque appunto ha quell'effetto dell'attaccare da Sì. distanza, e se l'avversario non riesce a fare i movimenti, è comunque un buon prodotto, una buona pedina, possiamo Sì. dire. E poi comunque bisogna anche contare, secondo me, che poi i bestie hanno comunque un bel power-up, nell'ipotetico caso venga giocato Gazelle. Però, in ogni caso, secondo me è un B, Sì, anche per perché ha un buon me. effetto, quasi tendente alla A, un B più, diciamo. Sì, ma assolutamente l'abilità è quasi unica, ce l'ha solo lui e È il mago, il Mighty Mage. Mighty Mage ed è davvero forte, quindi sicuramente è B, se non A. Magari poi lo spostiamo anche più avanti. Per ora Esatto. B sicuramente. Per il momento, sicuramente mentre che mettiamo le carte, le pedine, però qua vedrete che sono carte, le mettiamo magari appunto, come diceva Seto, nella B, ma magari leggendo altri effetti, in effetti dici spostiamolo nella A Eh sì, perché è un po' esatto. più portato alla A. Passiamo Prossimo. poi a Spada dell'Alligatore. Esatto, lui è un livello 1 a 10, 20, 10. Quindi quando viene evocato durante la battaglia, questo mostro può aggiungersi 20 punti di attacco a se stesso se attacca i mostri guerrieri. Quindi aspetta un secondo, 10 di vita, 20 di attacco, 10 di difesa. Chiariamo perché se no non si capisce le statistiche a cosa facciano riferimento. Quindi il Prima è la primo vita. dato è la vita, il secondo è l'attacco e il terzo è la difesa, per chi Allora, non beh, sapesse. diciamo un buon livello 1 in quanto a 20 di attacco, poca vita, No, è un livello ovviamente, 1 comunque, per non avere hanno 20 di mai più di attacco 10 o 20, non. quindi sarà, secondo me, più, diciamo, allora, c'è sempre il fattore che comunque è un livello 1 con 20 di attacco e si può sempre potenziare con Gazelle, Sì. ma diciamo che appunto c'è quell'effetto contro il guerriero, un effetto un po', tra virgolette, useless se non si gioca contro Però dei bisogna guerrieri. considerare che la maggior parte delle pedine di DM sono guerrieri, quindi tante volte, almeno per le Beh, partite che stiamo perché vedendo, sì. quasi, quasi Sì, no, beh, sempre quello c'è sì. uno o due guerrieri in Sì, squadra. infatti. Ma comunque, ripeto, essendo un livello 1 per avere 20 di attacco di A base è parità di forte. livello rispetto agli altri livelli 1, lui se la giocherebbe molto meglio, avendo 10 di difesa e 20 di attacco, più il bonus eventuale. Esatto. Quindi sì, è almeno una B anch'essa. Sì, un Esatto. C tendente a B, per il Ora momento mettere mettiamolo B, nella sì. B, in quanto appunto anche qua potete vedere che abbiamo più pedine Sì, la maggior parte sono guerriere, guerrieri e quindi bestie, tipo, quindi più esatto. guerrieri. Più guerrieri, poi ci sono le bestie e poi abbiamo draghi e poi i dark e invincible. Firewing Pegasus. Lui è un livello 3, è un normale, quindi non ha effetti, ha 20 di vita, 30 di attacco e 20 di difesa. Però ha l'abilità di volare, e questo secondo me lo rende forte. Cioè, comunque lui, per essere un livello 3, ha un 20 un 30 di attacco, che comunque non è male. C'ha flying, quindi non può essere praticamente attaccato da nessuno eccetto dai flying e dal Monster Lord, quindi secondo me un buon mostro. È un bestia, solitamente il flying lo trovi nei draghi. Esatto.
E trovarlo nella be nelle bestie, cioè poi in combo con Gazelle. Noi vi stiamo parlando tra l'altro di Gazelle, Lo poi vedremo dopo, vedremo infatti, il perché posizionamento. è così chiacchierato. Quindi secondo me io lo Sì, metterei. è anche È un unico perché è anche, l'unica ma bestia tra. con volare, in teoria, Sì, potremmo diciamo. metterlo nella A È in un quanto. B, Allora, anche lui è un B i più, volari, ovviamente, esatto. ricordiamo che hanno Necessita di due il. movimenti per ogni Esatto, spostamento. quindi è un po' una cosa negativa, però. Se giocato magari già un po' più avanti, già devi spostarlo di meno rispetto al posizionarlo all'inizio e quindi di conseguenza potrebbe anche risultare veramente forte o comunque da difesa perché è un volare e non può essere attaccato se non dai volare. Ah sì, ha Quindi cosa buone facciamo? statistiche. Una magari un B B, più, A, B, B A. più tenente A, mettiamolo nella A per il momento o mettiamone a B? Allora, essendo a Chiron un livello 3 con quasi le stesse statistiche e attacca dalla distanza, Mettiamolo nella sì, B forse sono allora. più o meno Mettilo si nella B. Mettiamoli compensano, uno a volare, l'altro invece attacca vicini a che è distanza, più eh sì. Ok, un B più un po' per entrambi, diciamo. il prossimo E invece è. Fantone Diciamo, Garnecia. Allora, qua lui vediamo. è forte, ora vi leggo le statistiche. Allora, lui è un livello 3, è 40 di vita, 30 di attacco, 20 di difesa. Ha un bel effetto, infatti quando questo mostro ha 2 più segnalini danno, quindi ha praticamente 20 di danno, guadagna permanentemente 10 punti di difesa extra su se stesso, quindi va a 30 di difesa. Il che lo rende Fortissimo, un un tancone di tank quelli belli pesante. forti. E poi c'ha Questo 30 di attacco, cioè esatto. E diventa. solo livello È 3. 40 di vita, cioè è un Livello S. livello. Questo c'è poco da discutere a Sì. livello S. L'effetto Quando parla da solo. lo cali, E non c'è molto fortissimo, da. davvero Esatto. molto Ti servono forte. due mostri per buttarlo giù. Sì, beh, o lo tiri giù in una volta sola, che comunque è difficile perché vuol dire fare 60. O il tuo avversario non deve avere difese, quindi vuol dire fargli 40. O O comunque un bel. d'effetto, Esatto. che però vedremo dopo dove vanno a Esatto. finire quelli con l'effetto. Poi il prossimo è Killer Needle. Willow, è un livello 1, ma praticamente 10 di vita, 10 di attacco, 10 di difesa e come effetto può attaccare i mostri che hanno l'abilità di volante. Allora, non è male perché ha Esatto. questo suo effetto che tra l'altro non ha costo di poter attaccare i Esatto. volanti, però vabbè è un livello 1, 10-10-10, che si può Potenziabile con Gazelle. potenziabile con Gazelle appunto, e quindi magari lo mettiamo in una C perché comunque è un base-base o un ten Sì, C tendente con B. 10 non fai grossi danni ai volare, Esatto, perché più che volare di altro. base avranno 30-40 di vita, Più che essendo altro hai plane. un 10 di difesa, un 10 di vita, Eh sì. 20, 20 te lo fanno magari abbastanza velocemente. Sì, cosa Quindi mettiamo? Mettiamo un secondo C me è un C massimo, sì. perché, ma cioè, il mostro di per sé è forte. L'effetto, il fatto che sia una bestia, il livello, però giustamente ha delle statistiche base perché se era troppo Sì, forte l'avremmo messo imbannato perché diciamo che lui è sennò. forte se ha giocato Sì, se forse fosse stato già tipo un 20-20-20, livello 1 un. o Vabbè, livello bannato? Forse 2, esagerato bannato, no, perché no, non ha un magari una effetto che S. ti. Sì, no, no, Una no, beh, S, sì, dire. assolutamente. Più che altro, essendo un insetto, vabbè, è stato optato per metterlo bestia perché il gioco non Non ospitava ha di troppi mostri archi, insetto. esatto. Però è comunque, essendo insetto, è max Esatto. C. Praticamente sì. Scusate la Sì, battuta. esatto. Ed eccoci a noi, finalmente siamo arrivati al Con il. chiacchierato Gazelle, re delle bestie mitiche. Lui è un livello 1, ha 20 di vita, 10 di attacco, 20 di difesa. Ha un effetto che secondo me è uno di quelli più forti, con 2 per di magia. Questo mostro può aggiungere 10 punti extra di attacco a tutti i mostri bestia nel dungeon, compresi ovviamente quelli dell'avversario. È fortissimo perché, ragazzi, cioè, a differenza di mostri come il Carbonala, che vedremo più avanti, lui può Sì, esatto. potenziare ogni turno sempre di 10 punti di difesa. Ok, potenzia anche i mostri dell'avversario, però giustamente lui è giocabile, diciamo, in un deck bestia praticamente, cioè non lo Sì, giochi ma a anche se caso, non quindi fosse un deck bestia, si comunque se potenzia c'hai lui quei stesso. bestia, diciamo, metti la Chiron che attacca da 2 di distanza, metti il Flying Peg Firewing Pegasus che O il comunque Garnecha è un flying stesso. o un Garnecia che per essere buttato giù comunque ha bisogno di un bel Che in più po'. si potenzia Cioè, di esatto. difesa col suo effetto, c'ha Sì,
una coppia perfetta. Sì, Esatto, ho il quindi Crocozaurus, come vedremo più avanti. una S E poi, sicuro. ragazzi, c'ha 20 di vita. È un livello 1 con Statistiche 20 di difesa, quindi è un alte. mini tank. Sì. 20 di. 20-20, quindi un 40, per ucciderlo in un colpo devi fargli 40. E Sì. lui, potenziandosi, magari va anche lui a un 20, un 30, Sì, cioè. e poi comunque per fare 40 di danno ti serve un livello 4 di base. Sì, un Sì. 3-4, un 3-4, dipende Sì, dal mostro, potrebbe. però. Un 3, Non cioè. troppi 3, però. Esatto, no, Quasi alcuni, sempre un 4, esatto. insomma. Poi abbiamo il Il Lobby. La risa. Ah no. no, abbiamo il Scusate. Sì. bombetta, il Blast Blast Lizard. Lizard. Blast Lizard è trovato nel. Si trova nello starter set giapponese, giusto? Lui è un livello 2, è un 20 di vita, 10 di attacco e 10 di difesa. Con 3 magie può distruggere un qualsiasi livello 1 o item. E per distruggere invece un livello 2 o superiore tu devi spendere una magia in più, quindi un livello 2 saranno 4 magie, un livello 3 saranno 5 magie, eccetera. Questo qua è un po' troppo forte perché abbiamo visto giocando, Sì, facendo delle partite di non. test nostre, anche che voi non avete visto, le magie, se uno vuole, le fa, anche perché è un livello 2, il dado è da 2, ha il 2 per delle magie. Sì. Se ti fai un mazzo più o meno bestia, più o meno livello 2, lanci i dadi, ti escono sempre almeno 2 magie a turno, almeno. Sì. Poi magari no, però di Se lo conseguenza. giochi in difesa. Sì, non ha, diciamo, Esatto. statistiche troppo alte, ma è Se fortissimo come effetto. è uno di quelli che magari viene giocato subito, quindi vicino al tuo Monster Lord, quando l'altro gioca un mostro, tu hai già più o meno le magie per tirargli una bomba e Sì, ma anche ucciderlo. giocarlo in una squadra poi bestia Via, con gazzelle, cioè non butti neanche più giù lui. non spendiamo altre parole. Esatto, Esatto. bannato perché Troppo poi magari forte. i mostri che No, banneremo, distrugge il magari gioco, non ha senso. li useremo Sì, vabbè, per per. farveli vedere, perché comunque c'è giustamente Ah beh, un faremo delle livello. partite magari anche Quello sì. dedicate Che a durano 5 minuti. Banned e S per dire, Sì, esatto, così. potremmo fare dei mazzi solo S e Banned, così. Esatto, quindi Partite che dureranno facciamo. probabilmente 2 minuti. No, No. 2 minuti no. Urabi. Però. Esatto, come vi stavo spoilerando prima per sbaglio, Urabi è un livello 2, è un 20 di vita, 20 di attacco, 10 di difesa, non ha effetto. Lui è il classico mostro normale, Sì, bestia, carino. Cioè, Per essere un non. livello 2 ci sta, secondo me potremmo metterlo. Allora, è un bestia e siamo Sì. lì sempre, Gazelle può potenziare. Potremmo metterlo in una C perché comunque non ha Sì. effetto, è uno standard, non fuoriesce CU, dal. Sì, un C CU. più tendente al B, esatto. Esatto. Che comunque ha due statistiche da 20. Esatto, È un sì. livello 2, ma non sono così difficili da evocare, Infatti li quindi. puoi evocare anche con Esatto. un 1 alla fine se fa un triplo Quindi diciamo più verso la B, però vabbè, non avendo effetti, 1. Rimane lì. esatto. Prossimo è Mountain Warrior, una delle carte preferite del nostro Joy. È un livello Veramente. 1, 20 di vita, 10 di attacco e 10 di difesa. Anche No, effect lui. anche lui. Comunque, secondo Esatto. me è un C perché c'ha quei 20 HP che fanno Che lo sempre differenziano comodo. 10, 10, 10, Esatto, classico è livello un bestia. Un C meno, C secondo me. meno, sì, Perché se è però un un C. C. D non lo metterei perché c'è Ci sono altra mostri gente peggiori. No, però. che. È un C meno, Non dai. fa neanche tutti Diciamo sti che danni. Urabi è verso l'inizio della C, lui è più verso il fondo della C, dai, diciamo. Sì. Sì, sono d'accordo. Beh, è un livello 1 comunque, cioè nel Le bestie senso comunque basico. non sono male, cioè non sono stati pensati come guerrieri, forse anche meglio secondo me. C'è Sì. una logica molto più bella per giocarli. Karyu Sì. Shin, carta di Mako. Esatto, è un livello 3 normale, 30 di vita, 20 di attacco, 20 di difesa. Anche lui, non è male Allora, perché ha tanta vita. sì, beh, è un livello 3 con vita e difesa, quindi comunque un bel 20 di difesa non fa mai male. Potrebbe essere un C Sì. tendente al B o un B. Allora, ti dico, io forse lo metterei C, ma per il fatto che secondo me. Considerando il Pegasus che è un come lui, ma ha flying, quindi in un certo senso Ma è qualcosina infatti in più. sì, però il problema è che tipo lui si può muovere Eh tranquillamente, sì, il quello sì, Pegasus un po' è ha vero. bisogno di movimenti, quindi
Probabilmente sarebbe meglio metterlo nella B, in quanto comunque anche il Pegasus ha i suoi pro, i suoi Eh contro. sì, forse sì, si compensano, Livello 3 diciamo. più o meno uguale, quindi magari è un Sì. C tendente alla B, però più B magari che Sì, beh, potremmo allora. Ora va metterlo in bene. fondo alla B, In fondo alla diciamo. B, sì, perché In la fondo vita alla in B. realtà non serve a granché. A meno Esatto. che abbiano delle abilità, tipo la Chiron, avesse avuto 10 di vita, sarebbe stato inutile. Esatto. Sì, In questo esatto. caso ha tanta vita, ma non ha abilità, quindi sì. Diciamo che è un B tendente alla C. Bene, Nekogal Numero 1. 1. Allora, lui è a livello 2, anzi lei è una livello 2, ha 10 di vita, 10 di attacco, 10 di difesa, con due magie può distruggere un senilino trappola nel crest dell'avversario. Sì, Situazionale. allora, è penalizzata a livello di statistiche, perché È essendo, un livello è un 2. livello 2, ma ha le statistiche di un Ha livello un 1, effetto che comunque però può le... sempre tornare Sì. comodo. Dipende appunto anche poi cosa ti gioca l'avversario, perché se l'avversario non gioca mostri che hanno bisogno di trappole, quindi non necessitano di trappole, ha, tra virgolette, poco senso averla, in quanto anche se gli spacchi le trappole rimangono lì. Però. È comunque buonissimo se ti serve l'abilità. È Esatto. È un mini un'abilità Jinzo. fortissima. Però Diciamo che è un mini Jinzo, come vedremo poi tra un po'. lo, Secondo sì, me C se lo esatto. prende tutto. C sicuramente, non è Sì, da sì. D perché No, non no, è assolutamente. un'abilità utile. Lo metterei magari prima Sì, del Killer del Needle. Killer Needle come posizione. Sì, però magari poi la spostiamo perché potrebbe essere anche Sì. un livello S. Un livello 2 che puoi mettere dietro e poi Sì. distruggi tutte le trap crest se l'altro usa Ansatsu, usa Strike Ninja, Zumbira. E guarda che Zumbira, non ce ne tutte. Sì, sono sì. pochi che usano le trappole. Non Sì. fa così da Poi comunque le trappole, se non share. mi ricordo male, magari sto dicendo una castroneria, non c'è nei dadi il 2x delle trappole, se No, non c'è, mi ricordo. C'è il sembra. Sì, 2x, è di però tutti. è Considerando uno rispetto a tipo quello magie che che noi sia. in 3 turni abbiamo già il pool di Sì. trappole ogni volta, Beh, in non quelle in tre, che però sì. usando i dadi giusti ne fai tanti. Mystic Horseman. Allora, Horseman. lui è un livello 3, ha 40 di vita, 20 di attacco, 10 di difesa. Con una magia, durante un turno, aggiunge 10 punti di attacco extra a se stesso per ogni damage marker su questa carta. Poi, questi Di extra. Esatto, mantenimento ne spendi una a turno. perché sennò li perde. Oddio, è forte. Secondo me questo è uno dei Forse è uno mostri dei più da A, forti. perché comunque il livello 3 con tanta vita Infatti, più che altro, come fai? Non lo butti giù e l'effetto automatico. aiuta il fatto, cioè la vita aiuta il suo Sì, è giocato effetto. su quello Esatto, perché ha sì. poca Ripeto, difesa. come a Chiron, hanno messo Esatto. tanta vita perché ti serve poi perderla Per per l'effetto, utilizzare le esatto. abilità. Ma Solo che è poi. più forte perché se tu non lo abbatti facendogli 50 danno, lui Esatto. penso che il turno dopo ti possa fare fino a 50 di danno. Giocarlo col Col gazelle è gazelle arrivi anche a overpower. 60, 70 di Esatto, attacco ed è forse fortissimo. uno dei più forti. Forse Con sì, l'attacco più alto, cioè uno dei più forti una A. Ah sì, bestia, perché ha ha poca difesa. Magari poca può difesa. L'hai pecca per fatto apposta quello. per Sì, farsi sì. danno. Quindi, se tu non gli Sì, sì. fai abbastanza, avesse più difesa, sarebbe S o bannato. Cioè, S perché con vabbè, 20 ha di solo difesa sarebbe attacco. S. 20 di difesa secondo me sarebbe S, perché S, va certo, come già a Garneccia. pararti l'1, il S, come 2, cioè, Garneccia, che esatto. comunque subendo danno si potenzia ancora di più. Però, in Però questo caso, avendo poca difesa. Tu avendo per dire è un già un livello Kaioshin che fa 2. 20, 10 glieli fai sempre. Sì, E poi è esatto. una battaglia a chi para di più danno, Esatto. quindi non è poi così forte da abbattere chiunque con un colpo. Dipende Esatto. quanto danno subisce. E quindi non è da S, da, neanche, cioè da, non è da S, è da A. Da, esatto, sì, sono d'accordo. Il prossimo Allora, la è Masked Beast Desgardius. Descardius. È un livello 4, 30 di vita, 50 di attacco, 30 di difesa. Con due difese, uno dei pochi che consumano due creste di difesa. Se Può non attivare. l'unico, Forse, per ora no, forse forse mi l'unico. sembra che sia il Dopo Gifford, lo mi sembra. vedremo, Non, dopo sì. dopo lo vediamo comunque esatto. Ok. Questo effetto può essere attivato solo quando viene distrutto e guadagna il contorno permanente di uno dei mostri dell'avversario. Praticamente è l'effetto simile a quello di Dual Monster. Secondo me. Qua Non ci sono non storie. ci stiamo Una neanche a S perché comunque parlarne. Esatto. 30-50, 30, E poi cioè in più ragazzi. con due difese che quindi Avevamo appena detto che lo l'Horseman prendi. fosse uno dei più forti bestia, ma questo, cioè come potenza Sì. d'attacco,
con l'abilità, Beh, ma questo a questo comunque di livello. base a Questo a livello. 50, cioè chi ha 50 Ce l'ho resta avuto. senza volare con Ha un un'abilità sacco di così forte? vita. Cioè, Cioè, beh, anche un pochissimo. livello 4. Comunque è È un difficile livello 4, da però se lo evocare, però. cali hai due mostri praticamente. Esatto, Lui che di esatto. sicuro abbatte un mostro, perché si Sì. muove con uno, cioè senza volare, quindi si muove Esatto. normalmente, fa 50 di danno, che abbiamo appena detto che è quasi impossibile subire 50 di danno senza morire, senza Esatto. distruggere il mostro, e poi quando, se, nel caso in cui subisse 60 danni, morirebbe il turno dopo, ma tu con due difese vai a prendere il controllo di un mostro, che comunque vuol dire che Devi se solo l'ha fatto giocarti fuori in bene un le difese. attacco è più forte di lui, quindi Esatto. comunque ti prendi il controllo di un mostro fortissimo. Cioè, è ovvio che è S. Prossimo è Hercules Beetle. È un livello 2, 20, senza effetto, 20 di vita, 10 di attacco, 30 di difesa. È un buon tank, Sì, un bel una livello forse di quelli 2, più buon forti, tank. livello 2 tank, perché Ribadiamo 30. sempre, lo diremo per tutti i bestia, c'è dentro Gazelle, potrebbe essere potenziato da Gazelle, è una bella difesa, un bel livello e quindi di conseguenza potrebbe aumentare. Secondo me è È quasi un. un Ma secondo me livello questo è 3. anche forte al di là di Gazelle, perché comunque è un livello 2 con 30 di difesa, Ha lo puoi poco giocare attacco, certo, secondo lo usi per difesa, me. più Lo che usi per anche per attacco, per difesa. Se poi offendere. c'è il Gazelle, lo usi come difesa E mentre anche come attacca. Esatto, attacco. Però esatto. guarda le statistiche di Kairi Uchiha, è un 30-20-20, questo è un 20-10-30. Sì. Ed Cioè, è più difficile fargli danno rispetto al Kairi Uchiha, quindi è più sicuramente un facile da B. evocare. Sì, Sì, sicuramente un è B, lo un. potremmo mettere anche nella A, però ha poco attacco, quindi Esatto, quindi B va esatto, noi ci benissimo. B basiamo fascia giusto. alta, B fascia Esatto. alta. Noi ci basiamo tanto Quasi in mezzo, sì. sul dire c'è cioè il Gazelle, poi ovviamente però valutiamo anche il fatto solo delle sue statistiche. Certo. Cioè, lui è comunque ha delle buone statistiche e quindi Sì. va lì. Poi col Gazelle, pensando al Gazelle, potrebbe finire anche nella A. Cioè, perché Esatto. comunque, però intanto le sue Oggettivamente statistiche sono da B. parlando. Prossimo è Silver Fang, Zanna d'argento. È un livello 1, 10 di 10 di vita, 10 di attacco e 10 di difesa, con costo 0 praticamente quando viene evocato. Aggiungo un Magic Crest Necrest Counter, quindi non male, un livello 1. Comunque aggiunge una magia, per cui in combo con Gazelle secondo me funziona tanto. Lo cali subito perché un livello 1 già inizia ad accumularti crest. Ma comunque funziona perché tanti mostri hanno effetti con i segni di Sì, magia. questi qua secondo me comunque è uno da C Sì, perché è un sì, sì. 10, 10, Sì, 10, un esatto, sì. livello 1, Squishy. esatto. Sì, Squishy in esatto. attacco ed è fuori. Mettiamolo magari prima Sì, del Mountain esatto. Warrior perché ha Dipende dalla tua l'effetto, strategia. però esatto. Se tu fai una strategia con il centauro mistico, ti serve la magia, quindi Ma anche secondo esatto, me lui lo funziona puoi anche così. giocare in squadre anche Sì, miste, secondo me. ovvio, anche mista. Fa il suo sporco lavoro da Sì. C, comunque non da D, sarebbe esagerato perché comunque non fa, ci sono mostri Anche davvero B perché peggiori. comunque No, non B è potrebbe esagerato perché ha essere poche inutile una magia. Alla statistiche. fine ti dà una sola magia. Sì, e poi ha basse Esatto. statistiche, c'ha cioè 10-10-10. Crocosaurus! Anche lui è uno di quelli più forti. Anche lui si trova nello starter set giapponese. È livello 4, 50 di vita, 30 di attacco, 20 di difesa. Con un segnalino attacco, questo mostro si aggiunge 10 punti di attacco extra al suo, spendendo appunto per ogni attack crest, lui si pompa praticamente di 10 di attacco. Posso farlo fino a 3 volte, quindi si può praticamente potenziare fino a 30 punti di attacco, arrivando a Esatto. 60. Che comunque, cavolo, non so un po' che c'ha 50 di vita, questo coso non lo No, butti più infatti giù. questo arriva a un 60 di attacco durante un attacco qualsiasi con una buona difesa, un tantissima vita. Tra l'altro sottolineo che puoi farlo 30, massimo di 30 per turno, quindi se tu il turno dopo, in teoria, perché ti dice per un turno, Sì, ogni turno lo devi puoi spendere, devi riattivare. spendere. Sì, devi spendere 30 Quindi. ogni volta. Quindi comunque arriverai sempre a un massimo di 60, però devi spendere, cioè, devi Devi spendere spenderne tanti, 4 tanti comunque, attack perché crest, una esatto. per Però quello sì. attaccare e poi una per ogni 10 Però che sono raggiungi. comunque un 60, quindi comunque Con. quelli che hanno tra vita e difesa 60 sono Eh sì, pochi. anche perché Quindi poi diciamo magari li in più spendi di una 60. volta. Sì, li spendi una volta e poi il turno dopo magari ne spendi un po' Poi, meno, ovviamente, è però. solita cosa, la metti in combo con Gazelle, una cosa assurda. Sì, Sì, S S. sicuramente, Questo ma è al limite qua. della banned Sì, come esatto. volevamo fare, però
ora non è Gli abbiamo, S. diciamo, dato un po' di speranze. Faremo Vogliamo ovviamente ancora un po' magari. testare. Faremo magari degli update quando ci accorgeremo che giocando con senza quelli bannati e con soli presenti, comunque diventa difficile in alcune situazioni, in quanto magari c'è quel mostro che è troppo forte, come magari il Crocosaurus, che veramente è assurdo, e quindi lo banneremo. Faremo magari, io non dico come la Konami ogni 3 mesi una banned, però magari ogni tanto dopo Per qualche far vedere magari partita. un po' i mostri, Vediamo, no, esatto. più che far vedere i mostri dipende anche appunto dal come si gioca. Cioè, Sì. se evochi lui e vinci la partita solo con lui, banni e fine. Esatto, Cioè. sì, non ha senso. Ultima Prossima, l'ultima bestia. bestia è il gigante Tozumi. Lui è un livello 2, 10 di vita, 20 di attacco, 10 di difesa, non ha effetto. Allora, non so, Secondo magari non è me un sono livello statistiche un po' per veramente essere un livello basse per 2, essere un livello poi 2, non ha perché effetto. comunque c'è. Di vita e di difesa non ha praticamente nulla, con un 20 di attacco lo butti giù. Sì, ha le statistiche proprio al limite del Secondo livello me 1. lui è un AD, Sì, sì. è il primo che finisce Sì, nell'AD. anche perché se avesse avuto effetti, ti dico, poteva anche starci, ma non ha effetti, in questo caso non ha Avesse avuto qualche niente. effetto, la C sicuro se la sarebbe guadagnata. Magari, ovviamente dipende sempre dall'effetto. Accompagnato Però da Gazelle è una diventa un C. 30 di Sì, attacco, che è non è una C. male. Esatto, Senza però. Gazelle rimane D. Esatto. Esatto. Quindi poi torniamo sempre allo stesso punto. C'è quel più con Gazelle nel caso in cui si utilizzi un mazzo full bestia, Esatto, cioè passerebbero, diciamo, un po' però tutti up di è una linea, diciamo, con il Gazelle, più o meno. D. Sì. Quindi. Bene, Ma passiamo ai partiamo ora guerrieri. con i guerrieri e partiamo dal Knight of Twin Sword. Esatto. Allora, lui è un livello 2, ha 30 di vita, 20 di attacco e 10 di difesa. Allora, usando un segnalino movimento, può muoversi praticamente di due quadrati per ogni progress crest No, 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 speso. solo Solo una una per ogni, volta. solo una volta. Solo una volta, scusate. Sì, praticamente fa, tu spendi un crest e Esatto, lui fa si muove di spendermi due al due. posto che spenderne due. Quindi, però ovviamente è limitato a due movimenti. Se Esatto, infatti invece sì, ne non vuoi è un spendere movimento 5, ti fai regolare. 5 movimenti. Non puoi ovviamente spenderne di più. Poi, come lui ha due effetti, come secondo effetto con due paire di segnalini attacco, può fare due attacchi contro un mostro per ogni due crest attack spesi con questo I effetto. multipli di In due, multipli, quindi quindi se ne spendi tipo 4, fa 3 tre attacchi, attacchi e X 6, 6, esatto. esatto. Allora, è forte perché anche questo all'inizio l'avevamo paragonato un po' quasi al Crocosaurus, perché comunque è uno di quelli che spende tanto d'attacco se vuole fare i suoi sporchi danni. Ed è forte per il semplice fatto che, mettendo il caso il tuo avversario abbia solo una difesa, e tu hai 6 attacchi, tu ne spendi tutti e 6 e lui di base ti attacca 3 volte, e Sì. se, cioè comunque sono 40 di danno se non ha appunto le difese del tuo avversario. 40 di danno sono tanti. Serve per distruggere più che altri mostri forti, Esatto. perché cioè, se hai davanti un Crocosaurus o altri mostri di livello 4, ha un po' le statistiche non troppo alte, ma comunque Ma per sono essere giuste, a è un 3 livello 2, è sono un livello 2 giustissime. troppo Secondo me forte. è già. Sì, è bilanciato per quello. È una S che esce, È una sì. S che si potrebbe potenziare con il Il successivo, che è il prossimo è il Carbonara nostro Warrior. mitico Carbonara Warrior, livello 1, 10 di vita, 10 di attacco, 10 di difesa, quindi quando è nel dungeon questo mostro aggiunge 10 punti di attacco extra a tutti i mostri guerrieri sul terreno, compresi anche quelli dell'avversario, quindi fortissimo. Già lui comunque va a 20 di attacco quando viene evocato, facilissimo da evocare perché è un livello 1. E come abbiamo detto in precedenza, la maggior parte comunque delle pedine sono dei mostri di DDM, sono guerrieri, quindi comunque fa il suo sporco lavoro. Non è forte come Gazelle, perché Gazelle è un 2 per di magia, quindi lo attiva sempre. Lui invece è fisso quando viene evocato e poi non si potenziano più. Però secondo me Allora, lo c'è da dire che metterei questo è da nella. giocare più o meno verso la fine della partita, Sì, perché se lo giochi all'inizio non serve veramente a niente. quando hai tanti guerrieri sul terreno, magari, Non sì. è Dipende, paragonabile a. Sì, all'inizio.
Se già tu hai tre mostri sul terreno, lo giochi No, come inizio quattro. nel senso primo, Proviamo come secondo prima mostra, mostro. ecco, non, perché se no No, spendi devi il giocare o a suo. metà partito verso la fine, quando magari c'hai giù quei 3-4 mostri. Cioè, avere giù magari Sì, un avere 3 già. mostri guerriero è già più utile giocare poi il carbonara Considerando che, piuttosto che giocarlo ripeto, come lui secondo. comunque di base è come se fosse un 10-20-10, cioè quindi Sì. comunque lui già di base è un livello 1 con 20 di attacco, quindi giocare la metà, sì, dalla metà in su, ecco, non all'inizio. Secondo me però non è al pari di Gazelle No, assolutamente, assolutamente, io quindi metterei sì, una B B. No, perché anche A. anche Comunque un A. Ah, sì, livello. sotto comunque il Gazelle, È sì, comunque Gazelle in un effetti è livello S. 1, Sì, il sì, sì. Gazelle è un livello 2, giusto? Sì. Sì, esatto. Quindi il livello 1 vuol dire che lo evochi Facilmente, subito. praticamente quando vuoi. Esatto. Mentre il livello 2, sì, però non è detto così. Non ha lo stesso ratio di poter essere evocato. Poi Abbiamo passiamo a Orgoth, l'implacabile. l'implacabile. È un livello 4. Lui si trova anche lui nello starter set giapponese. Un livello 4, 50 di vita, 30 di attacco, 20 di difesa. Spendendo 3 magie, può permanentemente aggiungere 10 punti di attacco extra per ogni 3 magie utilizzate. Non ho parole per questo Ed è, effetto. beh, è un Come si dice? livello, No, no, ma livello. spieghiamo che Sì, è un. utilizzabile più volte durante il turno. Sì, allora abbiamo letto È più carte. cumulabile Esatto, durante abbiamo letto un po' di dibattuto su questa carte cosa. per capire bene questo effetto, perché è abbastanza tricky come effetto. Nel Sì. senso che non sono scritti bene e non c'è un vero ruling, perché DDM è talmente vecchio che il ruling non è mai quasi. Cioè, penso non Esistito, sia beh. stato fatto, ma anche perché era un gioco da tavolo rispetto a un gioco di carte. Sì. Quindi avevamo più un. Cioè, c'era più un'altra logica. Sì. E quindi allora abbiamo letto le carte, come diceva il nostro seto, è cumulabile durante il turno, quindi puoi spenderne fino a 9 di segnalini e ovviamente lo potenzi di quei 30 di attacco che fanno arrivare a 60 e sono permanenti, quindi Il turno dopo no, puoi è una rifarli. S sicura, Questo S come va sicuro. esatto, S come sicuro. E credo che sia il guerriero più forte alla fine. Esatto. Beh, Poi prossimo abbiamo il il Millennium Shield. Shield. È un livello 3, 10 di vita, 0 di attacco, 40 di difesa. Praticamente, vabbè, lui non può muoversi come primo effetto, e poi con una magia può muoversi in una direzione, eccetto in diagonale. Quindi praticamente lui al posto di muoversi con i segnalini movimento si muove con i segnalini magia. È il tank, credo, per eccellenza. E quindi sì, diciamo che è uno di quelli che viene usato per, diciamo, magari pararsi il Monster Lord, Lo metti perché quei davanti. 40 di difesa, ovviamente, cioè, bisogna avere la difesa bisogna avere la difesa, quindi di conseguenza è molto situazionale nell'essere Allora, se lo giocato. giochi a metà game quando ti incontri col dungeon dell'avversario e lo metti lì per bloccarlo, Beh, avendo anche lì. 4-5 difese, lo blocchi e lui deve crearsi un'altra via Esatto. Qui non te lo botta più di giù per un passaggio. po'. E no, sì, praticamente non te lo butta giù a meno che Beh, evoca un livello 4 se c'è un con. 50 di attacco come il Desgardius, prendiamo l'esempio che ha di Sì, base un 50, ma tu in quel caso. lo tiri giù con un E colpo. poi, e poi se te lo Però uccido ti prendo. lo devi obbligare a evocare un mostro Esatto. forte che vada proprio contro di lui a distruggerlo. E quindi Io lo è un metterei mostro. a. È quasi una A Già, per però, secondo bloccare. Più un B, una meno. me. Lo mettiamo come ultimo della A nei Sì. guerrieri. Perché Sì, perché non è così comunque. brutto. Cioè, ok, si muove anche, perché alla fine Beh, comunque con una magia si sì, muove. ma magia dipende se le giochi o no. Dovresti giocarti un mazzo che non si basa sull'utilizzo della Sì, magia, perché. Sì, assolutamente. esatto, sì. Però non troppo, perché comunque gli spostamenti te ne servono tanti nel corso di una partita. Se tu ne sprechi tanti dal punto di vista delle magie per muovere questo, Sì, butti via un bel po' di devi magie. calcolare bene dove Sì, posizionarlo. però diciamo che questo qua non lo riesci a buttare giù con dei livelli bassi, cioè dei No, livelli infatti. 2, almeno un livello 3, ma uno proprio Tipo un su Garnacha. 1000, cioè. Sì, ma anche metterlo davanti al boss monster non è così utile Sì, se. se ti arriva col big monster dopo lui, ovvio. Sì.
Vabbè, è una meno, diciamo, è una meno perché comunque c'ha tanta difesa Se il per... carbonara Sì, ma avesse, non è potenziato detto anche la difesa, allora cavolo, lì sarebbe che... stato Vabbè, il... quello sarebbe stato troppo broken il sì, carbonara, poi, cioè... sarebbe Sì, un stato livello 1. banned. Rocket Passiamo poi Warrior. al Rocket Warrior. Lui è un livello 1, 20 di vita, 10 di... 20 di attacco, 10 di difesa. Allora, due effetti. Con una magia può guadagnare l'effetto di volare o con una magia può guadagnare l'effetto tunneling. Allora, non abbiamo... velocemente, tunneling praticamente Passi passo... sotto al mostro Esatto. dell'avversario senza dover appunto fermarti davanti a lui perché lo Esatto. puoi bypassare. E di conseguenza diciamo che è abbastanza broken perché in una partita ero quasi riuscito con lui, poi è stato abbattuto prima che io potessi avere tutti i movimenti necessari, potevo arrivare tranquillamente davanti al Monster Lord e comunque Esatto. avere un Rocket Warrior che ha una difesa di 10-20 HP Comunque e livello proteggerci 1, magari, esatto, un livello 1, statistiche proteggerti buone. almeno da un attacco e quindi magari fare due danni di base. Secondo me questo è quasi più verso la A come mostro, in quanto è un livello 1 e ha Sì. quelle due abilità che paghi poco. Cioè, sono situazionali e le paghi poco se le Sono vuoi pagare. d'accordo. E con il carbonara potrebbe diventare un 20-30-10. Esatto, che comunque con l'abilità Sì. tunneling, che flying, che comunque... Anche flying, se vuoi attaccare un volante, c'ha Esatto. 20 HP, comunque qualcosina magari può resistere. E veniamo alla... Alla nostra Red Archery Lei è un Girl. livello 1, non ha effetto, ha 10 di vita, 10 di attacco, 10 di difesa. Vabbè, il classico livello 1, tra l'altro senza effetto, Sì, io allora, sarei... diciamo più una, magari una Leggermente... D, Sì. non paragonabile sicuramente all'Itozume perché è un livello 2 con solo 20 di attacco in più. È un di più. Sì, è un di più rispetto all'Itozume. Eh sì, perché più che No, è un altro, di meno allora. No, secondo è me è un un di po' più più perché è un meglio. livello 1. Eh sì, il Cioè, gigante 10, 10, Tozum è il 10. Livello livello 2. 2. E io non sono d'accordo. I livelli 1 e i livelli 2, a secondo me, non cambiano niente. Però dipende, perché secondo me Li metterla a evochi livello... molto Sì, li evochi facilmente, facilmente. quindi non è così difficile evocarlo rispetto alla Red Archery Girl. Tutti e due possono essere potenziati con Carbonara e Gazelle rispettivamente. Non so, e comunque i Tozum parte con 20 di attacco. Sì, certo. Vabbè, comunque E è sono una di D, tutti e comunque D tutte e due, due. di più di meno Sì, comunque sì, nel range non della arrivano D. al C sicuramente, però... Passiamo ora a Sengenjing. Allora, lui è un livello 3, ha 40 di vita, 30 di attacco, 20 di difesa. Quindi quando questo mostro ha due segnalini danno, quindi ha 20 di attacco, 20 di vita. 20, scusate, di vita, guadagna 10 punti di difesa extra permanentemente. Quindi un effetto, diciamo, simile alle Garnacha. Sì, ma non è uguale al Garnacha, Sì. quindi non è, tra Forte come virgolette, lui. cioè è broken magari perché comunque è un bel livello 3 con È un tanchino delle belle comunque. statistiche, però sicuramente Stan è sotto. sotto al Garnacha per Sì, effetto. quindi ha se ne E sesso certo, è con sempre potenziabile dal Esatto, il carbonara. carbonala, in quel caso sarebbe 40-40-20, molto più potente, che vuol dire inventerebbe pure un 40-40-30 Quindi non quando ha, cioè male. un 20-30-30, Sì, insomma, se per essere prendi. livello 3 al solito comunque non male. Esatto. Passiamo ora a Strike Ninja. È un livello 3, ha 20 di vita, 20 di attacco, 10 di difesa, ha due effetti. Il primo con un movimento può muoversi di 3 quadrati per ogni progress crest speso. E ovviamente, vabbè, questo non, se fai questo effetto non può fare un movimento regolare. Poi, ecco, questo è un mostro con 3 trappole come secondo Esatto. effetto, uno dei pochi che ce l'ha. E durante un turno gli effetti, No, aspetta, solo gli aspetta, attacchi attacchi e gli e gli item. item praticamente diventi immune e quindi di Esatto, conseguenza se diventa uno invisibile cerca di praticamente. attaccarti per tutto il turno con qualsiasi mostro poi ti attaccherà, non può essere bersagliato in quanto Sì, invisibile. ci può proprio passare Allora, è un sopra. mostro che sicuramente metteremo nel banned perché comunque con 10 crest di movimento, Tutto il ti fai campo. 30 movimenti, che è esattamente, probabilmente, se non sbaglio, quasi il doppio Sì, più o arrivi meno del dal campo. tuo Monster Lord al tuo avversario, quindi Esatto, praticamente. tranquillamente, quindi è veramente troppo. E comunque anche l'abilità del diventare intargettabile. Fosse stato intargettabile
un solo attacco e quindi poi l'altro, il nostro avversario aveva lì un altro mostro e quindi poteva essere bersagliato dall'altro mostro, allora ancora avremmo potuto pensare ad una S. Ma comunque anche il primo effetto del muoversi è Sì, veramente troppo. ma poi sai Cioè, cosa? arrivi L'effetto. across the map in un turno, L'effetto troppo. dell'invisibile sono tre trappole, quindi lo puoi attivare nel turno dell'avversario Esatto. fortissimo, cioè non lo butti più L'unica, giù. l'unico suo svantaggio è che non può parare gli effetti, quindi per esempio il Blast Lizard lo spaccherebbe. Sì. Bagniamo Però bannato uno, anche ovviamente. l'altro. Esattamente. Direi, ripeto, anche questo dello starter set. Questo Già, sia esatto. giapponese che anche quello americano. Poi passiamo a Kanan, The Sword Mistress. Lei è una livello 2, 10 di vita, 20 di attacco e 10 di difesa, non ha effetti, è praticamente come il gigante Tozumi. E Quindi sappiamo sappiamo già dove cosa fa. finisce. Sì, poco, Non poco da credo. dire, uguale. Quindi. Poi Allora, si procede con. Esatto, abbiamo Ansatsu. lui è un livello 2, 20 di vita, 20 di attacco e 10 di difesa, anche lui con le trappole, è una cosa credo dei ninja. Esatto. Praticamente lui è un Negino, cioè questo mostro può stoppare l'abilità speciale di un mostro dell'avversario. Questo effetto può essere usato contro Sì, lo usi, allora, spendendo quelle tre trappole lì, praticamente vai a fare un counter effect e a rispedirlo. No, No, non lo rispedirlo, neghi scusa, per lo il neghi turno. per Non il è, sì, è turno. proprio Puoi un. avere anche altri target spendendo sempre tre È un trappole. impermanence praticamente di DDM in sostanza. Diciamo che questo è Sì. una Sì, un S po' tutta. Poi, basso di statistiche, ma se lo metti in beh, è un difesa. livello 2, è un livello 2 però. Livello 2 lo evochi facilmente. Esatto, e in più come appunto dice Seto, metti dietro, pari tutti gli effetti, come ribadisco tipo il Blast Lizard, cioè da Potrebbe essere anche dietro. inutile perché finché il tuo avversario non targetta i tuoi mostri non serve a Esatto. niente. Però appunto, Però metti che è una livello Thunderbolt, 2. comunque trappole, se lui vuole attivare qualcosa così, ma Thunderbolt, neghi. E adesso arriviamo a uno dei mostri più. Beautiful Lei è Headhuntress. una livello 3. Ha 20 di vita, 10 di attacco e 10 di difesa, non ha effetti. La carta, cioè il mostro, la pedina è anche bella, però, cioè, poverina, gli hanno dato un livello 3, cioè, che crudeltà. Finché fosse stato a livello 2, ancora la D ci poteva stare, ma Se adesso manco la D sarebbe più sì, giusto. dovremmo aggiungere una riga sotto solo ed esclusivamente per lei, per Io la il metterei nel banned, cioè non si È può giocare. ingiocabile. Sì. Beh, Vabbè, è mettiamola nella. ingiocabile al contrario. È ingiocabile al contrario, cioè Se proprio ce l'hai in un. squadra, giochi con 9 Con pedine. 9 pedine, esatto, perché se la giochi è inutile, veramente. Beh, mettiamola nella D perché almeno è carina. La Di pedina c'ha meno. l'infradito, quindi quella secondo me è un tocco di classe. È un bel di È vero, ma meno. già giocare in infradito vuol dire che stai giocando in spiaggia. Esatto. Esatto. Poi ricordiamo Quindi è meglio che vai a che la casa. carta di Duel Monster è uno dei mostri normali che costano di più perché è uscito forse in un TP, tipo in un Può tournament pack. essere, sì. Quindi dai, poverina, mettiamola nella D. Vai, Poi abbiamo prossimo. Gamma the Magnet Lui è un Warrior. livello 2, allora è un 20 di vita, 10 di attacco, 20 di difesa. Quando mette il guerriero magnetico sul terreno e sul dungeon, questo mostro guadagna 10 punti di vita extra. Allora, prima. Ovviamente è un mostro che devi Sì, giocare con gli altri, in ovviamente. combo, Allora, abbiamo esatto. letto anche tutti gli altri mostri. Uno potenzia l'attacco, uno la difesa, l'altro la vita. Esatto. Ma l'effetto forte, attualmente ovviamente ci basiamo sul, abbiamo il singolo, ci basiamo su quello. Quando li avremo tutti e quattro, perché c'è anche il Valkyrion, ovviamente secondo me andranno spostati un po' tutti dalla banned. Così singolo, non avendo gli altri, secondo me, essendo un livello 2, è una buona C Sì, perché ha l'effetto buone ovviamente è. statistiche, comunque 20 Beh, anche di vita. una B, perché 20-10-20 è maggiore di Urabi. Ah, sì, è vero, sì, Però lo Urabi ha sapevo. E anche. 20-20-10. Per Appunto, ma quello lo metterei questo per nella. batterlo devi infliggergli Sì, devi almeno fargli 40. Però, 40. vabbè, siamo lì, tra la C e la B. Secondo Ovviamente, avendoli tutti insieme, diventano tutti B. me diventano tutti A.
Per il semplice. No, Anche no, A, no, no, spiego non Go livello 2. sicuramente. Spiego perché livello A, quando poi li avremo, se li avremo, perché magari li avremo, tutti e tre più il quarto che è il Valkyrion. Che Perché sarà oltre. S, credo. Esatto, perché oltre a potenziarsi tutti uno insieme all'altro, prima cosa sono tutti livelli 2, sono facili da evocare perché livelli 2, tutto sommato, triplo 1, doppio 2, lo fai Esatto. abbastanza facilmente. C'è anche da dire che si potenziano a vicenda attacco, difesa e vita, ma poi il Valkyrion, quando tu li hai tutti e tre sul terreno, basta che tiri un dado livello 4, E quindi lo vedi non ti proprio. deve neanche uscire due volte 4, te ne deve uscire uno solo, lo evochi. Quindi sì, non è troppo facile che te ne esca uno perché vuol dire che ti deve uscire, come se lanciando un dado si face, ti deve uscire un 6, però in ogni caso hai molte più Beh, anche probabilità che perché farne inizierai uscire la due. partita probabilmente cercando di evocare subito gli Esatto, alfa, beta e gamma, quindi comunque esatto. cioè non è difficile E alla quindi di fine. conseguenza diventeranno secondo me una A, in quanto poi c'è anche il Valkyrion che cioè li solleva per il fatto, per questo fatto l'evocazione. Per il momento io lo Sì, metterei è diciamo. Una B. una B, Sì, ma è proprio. riserva, diciamo. È Sì, una ris scusate, mi abbiamo detto mi C hanno prima. detto C, ma con C, riserva. In realtà, C+, probabilmente è un B. C più, C+. quindi sarà il primo dei Sì. guerrieri qua. Poi arriverà alla B barra A, vedremo poi, faremo un'altra tier. Il prossimo. Vors Lui è Rider. un livello 1. Ha 10 di vita, 20 di attacco e 10 di difesa. Ha due effetti. Allora, il primo, spendendo 3 qualsiasi. Senza spendere un attack crest, questo mostro può attaccare, quindi con 3 qualsiasi attacca. Direi fortissimo perché metti che ti mancano i segnalini di attacco, hai, non so, 3 trappole che non Che ti non le usi più, servono, esatto. ma puoi in realtà spendere anche una trappola, Sì, una magia, tre a qualsiasi, caso. e attacca. Quindi direi che per essere un livello 1, ma il secondo effetto è praticamente molto simile alla spada dell'alligatore. Praticamente durante una battaglia questo mostro può aggiungere 20 punti di attacco extra attaccando un mostro di tipo bestia, quindi Allora, l'antibestia, cioè questo sì. qua. Diciamo che questo qua, secondo me, potrebbe andare più o meno in compare, quindi in B, con Spada Sì, dell'Alligatore. Ha un effetto assolutamente. in più, che però non è tutto sto effettone, dato che Sì, comunque devi spendere 3 al spendi posto 3. Per dell'attacco. l'attacco che comunque è di base uno. Ha Sì, sempre, più o diciamo meno. che è È uno come. dei segnalini che si ottengono più facilmente. Però comunque cioè, ci sta alla fine più o meno ai livelli dell'alligatore. Passiamo ora a Battle Warrior. Lui è livello 1, 20 di vita, 20 di attacco e 10 di difesa. Tutte e due praticamente effetti continui. Quando questo mostro viene evocato, poi aggiunge un attack crest nei crest counter. E poi questo mostro può attaccare i mostri con l'abilità di volare. Quindi è praticamente un Sì, Kinder Needle però del molto più Valkyrie. forte, in quanto comunque già Esatto. di base è un 20-20-10 rispetto a un 10-10-10. Esatto. E poi ti aggiunge anche Quindi un segnalino di forte. Esatto, attacco. quindi secondo me se il È Killer meglio Needle del l'abbiamo Kinder messo in C, Needle. è più Almeno alla un B. B. Sì, Sì, sono sono d'accordo. d'accordo. Sono Comunque ti d'accordo. aggiunge anche segnalino. Sì, Esatto. beh, Potrebbe anche essere una A, diciamo effettivamente. che è un Potrebbe anche un misto. antivolare con 20 di attacco Diciamo a che. 30 di danno subibili, che può subire prima Sì. di Diciamo che è un essere misto tra distrutto. una Zanna d'argento e un Killer Needle per gli effetti. Secondo me Però è un plus. Secondo me va B è bene perché abbiamo onesto messo gli perché altri in C. se no dovremmo Sì, è un B paragonarlo un più. po' al Mystic Curseman che secondo me è più È un B forte. più, diciamo. È Sì, un B più. giocato al momento giusto, ovviamente. Se lo giochi a inizio partita è quasi inutile, quasi una Esatto. zanna d'argento. Esatto. Giocato a metà partita quando uno ha già il volare contro, può essere un'arma vincente. Passiamo ora a Flame Swordsman. Spadaccino di fuoco, il livello 2, 20 di vita, 30 di attacco, 20 di difesa. Non ha effetti, ma le statistiche parlano Ha delle chiaro. statistiche veramente Per belle essere un pompate. livello 2. La carta è davvero brutta. Sì, Sì. purtroppo hanno preso l'artwork, quello Il alternativo, secondo. Senza fiamme poi, con cioè il senza dito fiamme la spada. spezzato. Spadaccino di Esatto. fuoco con la fiamme, con la Però spada la pedina è fiammeggiante. una di quelle più belle perché la Sì. spada ha le fiamme, quindi Vabbè, diciamo che comunque è Nonsense carta, un però bel B una B perché. No, secondo neanche me una A. anche
Anche Sì, Ali, ah, tempo. sì. Oddio, Sengen Engine non ha tante statistiche molto inferiori, Sì, no, no, va bene. No, no. Sengen Engine, esatto, cioè secondo me per essere un Ed è un livello livello 2, 3. esatto, è lui un livello Esatto, 2 livello 30 di 2. attacco Sì, all'attacco sì, sì. praticamente di un livello A 3, parità, forse anche, sì. e anche l'attacco di certi livelli, di certi livelli 4 come vedremo tra un Sì. po'. Sì. Passiamo ora a Gaia the Fire's Knight. Esatto, il cavaliere ha un livello 4, 40 di vita, 40 di attacco, 20 di difesa. Praticamente questo mostro ha l'abilità di attaccare Che arrivi volanti, è volanti. fortissimo come il Battle Warrior. Io lo metterei come una quasi Beh, S. io Sì, è esatto, lo butterei sull'A perché forte. comunque livello 4 che ha più o meno le statistiche belle, belle uguali, 40-40-20 giusto era. E Sì, quindi di conseguenza diciamo che lo metterei magari per la, tra virgolette, poca difesa nella A. Però però comunque tanta, cioè, è una... Facciamolo ha quasi così, A è una A più, più. sì, come È il una A più, sì. Mystic Osman, sì. Passiamo ora a Buster Lui è Blader. livello 3, 30 di vita, 40 di attacco, 10 di difesa e questo mostro non è affetto dagli attacchi o dagli effetti prodotti dai mostri di tipo drago. Quindi questo qua praticamente, come anche in Duel Monster, è l'anti-drago Sì, praticamente. non viene attaccato da quelli che hanno anche il flying, che comunque vuol dire che lui non può attaccare i Esatto. volanti, ma non può essere attaccato praticamente dai volanti, a parte il Pegaso, il Esatto, Firewing Pegasus, perché vabbè è esatto. una bestia, però diciamo che è quasi un anti-fly e ovviamente anti-drago e dà gli effetti prodotti dai drago, appunto come dice Considerando che a l'effetto. livello 3, lui purtroppo pecca di difesa perché c'ha solo 10 di Beh, difesa, perché però ha un ha secondo attacco me... È assurdo un da livello se... 3 e ha un effetto della Madonna, cioè Sì, io lo metterei ma a sicuro. 1. Sì, 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 sì. Poi pienamente d'accordo. passiamo al... Gilfrid the Iron Knight. Allora, lui è un livello 2, 10 di vita, 10 di attacco, 30 di difesa, con tre Massiccio. trappole. Praticamente lui... Quando il Sì. Monster Lord viene attaccato, praticamente Esatto. si può sacrificare lui e E non prendi il non danno. prende il danno Esatto, vai a sul parare Monster Lord. praticamente come se usassi un Defense Crest per il Monster Lord, Più di diciamo. uno, perché è tutto il turno, Tutto non il solo turno, una sì, scena. è Tutto il vero, è turno, vero, esatto. Quindi addirittura è vero. E poi potrebbe far vincere partite. ha un altro effetto con tre qualsiasi, senza spendere un Defense Crest, può difendere. Quindi praticamente un effetto simile come si chiama, al Vorse. Quindi direi c'ha 30 di Beh, difesa, questo è comunque una 1-2. B tendente alla A, Sì, secondo me, perché può pararti... Cioè, è un livello 2 comunque. 30 di difesa è davvero tanto, è difficile da buttare giù. È una B più, un poco al pari con il Battle Warrior, secondo me, un B più. È situazionale perché vuol dire che il tuo avversario è arrivato al Monster Lord, perché comunque 10-10 è, cioè 10 di vita e 10 di attacco, quindi poca roba. Poi abbiamo Jakuten Numegami che, attenzione, dopo l'ultima partita che abbiamo fatto, che non so se avete già visto o vedrete, ok? Si è rivalutata, si è rivalutata. Eh sì, perché comunque lei è un livello 3, cioè 20 di vita, 20 di attacco, 30 di difesa, con spendendo 4 magie, se tu fallisci l'evocazione di un mostro in questo turno, poi è un double dice, quindi praticamente già avendo lanciato due volte il dado, puoi rilanciarlo di nuovo il dado sacrificando lei. Allora, è fortissima. Sì, beh, ha anche dei... Essendo un livello 3, però comunque ha delle buone statistiche. Esatto, per le statistiche, perché cavolo, chi l'ha buttato giù un 30 di difesa? Sì. E Cioè, comunque, ok, è un livello 3, però c'ha cioè 20 di vita, 20 di... comunque 20 di attacco. l'effetto può sempre tornare utile. Diventa un 30 col carbonala, l'effetto è fortissimo. E eventualmente puoi anche fare tre volte delle energie, dei segnalini. Eh sì, poi Non è detto che tu la sacrifichi va. solo Solo per per evocare. l'evocazione. Sì. Possono servire anche delle risorse a volte. Poi Usi, comunque. sfrutti il triplo 4 che... Raramente ti fa evocare Poi mostro. comunque, cioè, se per assurdo come terzo lancio del dado non evochi, ma comunque ti fai ancora, ti accumuli Come ancora dei diceva il nostro crest, Seto. cioè quindi è fortissimo. Poi che E chi dove... abbiamo Aspetta, dobbiamo metterei come metterla. S Dobbiamo metterla a una... Non lo so, rimpiazzarci con una S. io ha per una questione, per quello che viene dopo quello che stiamo per far vedere. Solo per un motivo, Beh, però in secondo me. realtà, secondo me, no, io dico A solo ed esclusivamente perché comunque la devi tributare. Eh sì, per Perché quello. poi, Ma esatto, poi ci... ovviamente la tributi in momenti critici, non la tributi a caso. Certo. Quindi è un effetto
comunque che spende tanto perché quattro magie non le hai sempre, cioè devi giocarti bene il tuo mazzo o comunque la tua squadra. Però a ripensarci bene, l'altra volta avrei vinto utilizzando l'effetto, solo che non l'ho fatto quella partita. Se no, altrimenti Potrebbe avrei vinto, avrei salvato i miei mostri facendo della difesa essere col una terzo più. Io tiro. Quindi ti salva davvero le partite. forse S non la metterei perché è esagerato. La metteresti secondo me al pari di un Crocosaurus, secondo me, o Beh, di un Ozok. Crocosaurus S. Però, sì, no, dico, Ah, non la non la metterei S, la metteresti. metterei A, ma perché semplicemente il mostro che viene dopo quello che stiamo facendo vedere lo metterei S per un motivo che ha un effetto simile, ma adesso poi lo vedremo. No, Poi ditemi vabbè, voi. sicuramente una. Poi Una più. Sì, vediamo. Mettiamo a ovvio. più Sì, per il quello momento. Poi se ovvio. proprio la spostiamo. Come, Esatto. però, apro una parentesi, come pedina è una diva che è un po' bruttina. Vabbè, sì. Ah, beh, la pedina no, è banned. Banned Sì, esatto. insieme Inguardabile. alla Alla canna, però, in spadaccina. una. No, La l'altro, mistress. l'hunter. Esatto. Vabbè, passiamo al prossimo. Credo siano misogini quelli che hanno creato le Sì, pedine. Cioè, non esatto. ne hanno fatto una donna bella. No, la Lady Arpia che non Ah, la abbiamo Lady Arpia è purtroppo fatta è bene. bella. Fatta bene, È sì. bella. Davvero? Speriamo di riuscire ad averla prima o Non l'ho poi. ancora Perché è vista, fatta forse. davvero bene. Per il Vabbè, nostro joy. anche l'elfo mistico, brutto. Vabbè che l'elfo mistico non si è Però. capito se è un'elfa mistica o un elfo maschio Ma credo che effemminato. siano sessuati loro. Non sono Gli tipo. elfi? Da E lei non quando? è tipo. Non ho mai capito questa cosa, Non lo so. Ma sulle effettivamente. traduzioni italiane, Andiamo perché. avanti, passiamo al prossimo. Chiudendo la parentesi, passiamo Jinzo! esatto. Jinzo è un livello 3. Allora, lui ha un 10 di vita, 10 di attacco, 10 di difesa, ma ha degli effetti molto forti. Allora, con 0 segnalini, praticamente, quindi effetto continuo, quando questo mostro viene evocato, distrugge tutti i segnalini trappola nel crest counter del tuo avversario. Mentre come secondo effetto, spendendo due magie, due perle di magia, distrugge tutti i trap crest nei crest counter Quindi dell'avversario. l'effetto è sempre quello, È però broken. quando viene evocato ce l'hai gratis e poi dopo glielo attivi spendendo due magie. È vero che è un livello 3 Sì, e c'ha c'ha 10-10-10, delle statistiche però proprio comunque basse. cioè, se stai giocando contro uno che magari gioca tante Lo metti trappole, dietro, cerchi sì sì certo, di lo non metti farlo dietro e ovviamente. gliele maciulli un po' Vabbè, ma è allo tutte. stesso livello del Nekogal allora. C. Eh No, sì, beh, perché lui si abbassa però il secondo me. Nekogal È un comunque livello uno alla 2. volta ne spacca. Sì, ma è anche vero che è quasi inutile. Certo, se uno è a 10 è utilissimo Jinzo, ma se ne ha 2 o 3 è più utile il Nekogal. È comunque un livello Sì, 3. però Si sì, compensano. secondo me è più al B, È è più più un sul B B, allora, sì. Non una A mettere non un A, sicuramente. no, perché comunque No, anche le anche statistiche per le fanno statistiche. schifo. Le Per le statistiche è statistiche che comunque inutile non lui. Lo sono il devi massimo. evocare e neanche serve a difendere il mostro. Passiamo ora al Judgment. Il nostro giudicatore. È un livello 3, 20 di vita, 40 di attacco, 10 di difesa, spendendo ben 5 magie. Quando tu fallisci il secondo tiro di dado per l'evocazione, puoi ritirarlo un'altra volta. Ovviamente questo effetto può essere usato solo una volta per turno. Ed è questa la carta che dicevo prima, che secondo me è un po' meglio della Jakuten, perché lui Sì, non lo devi sacrificare. ha delle statistiche che sono Ma magari più sull'attacco e rispetto al resto fa un po' lei invece schifo. era sulla difesa. Difesa e vita. Sì, vita è uguale, la difesa era 30 e 20. Ha un costo in più Sì. di E segnalini magia, non lo perché devi tributare, però secondo me vanno più o meno al pari perché hanno, cioè, guardando statistiche, guardando effetto, comunque secondo me vanno più o meno al pari. Le metterei tutte e due come A più io. sì, forse uno Non. compensa. Potresti giocarli anche entrambi e Esatto. fare un sacco di Eh risorse. sì, quindi sì. Ok, Sicuramente sono delle A. bene, Quindi passiamo ora agli allora, loro Invincible. purtroppo sono poche Noi ne abbiamo carte. pochi, ma di base sono pochi. Sì, Sono ne abbiamo quasi 10, tutti, tra probabilmente. l'altro. Ce ne mancano pochissimi. Sì, probabilmente questi sarebbero stati espansi in Sì. espansioni future che non sono mai uscite, e quindi di conseguenza c'è, tra virgolette, poca carne sul Peccato fuoco. perché loro sono gli zombie Sì. praticamente, sono fortissimi, sono belli, cioè. Allora, partiamo con Shadow Ghoul, carta dei fratelli Paradox e Esatto. E Rebecca. Rebecca. Rebecca, esatto. Lui è a livello 2, ha 30 di vita, 10 di attacco e 10 di difesa, quindi effetto continuo. Questo mostro aggiunge 10 punti di attacco extra a
a se stesso per ogni mostro che praticamente è stato distrutto. Quindi è molto da giocare nel momento giusto, ovviamente, quando hai Quasi tanti verso mostri. la fine, o a Esatto. metà partita che magari hai 3-4 mostri e quindi guadagna 30-40 di attacco, o comunque verso la fine che non dico deve essere l'ultimo, ma magari il penultimo, hai 6 mostri, va a 70 di attacco. Eh sì, allora è facile da evocare perché è un livello 2. Ha tanta vita perché comunque per essere livello 2 ha 30 di vita, purtroppo ha basse difese, ma è compensato da questo effetto che secondo me è fortissimo, quindi gli potremmo dare Una A, una A, sì, sicuro. onesta. Non S perché ovviamente purtroppo è un po' limitato dalle sue statistiche, però Beh, se lo essendo anche merita comunque un ma... livello basso, secondo me quasi potrebbe andare nella S anche solo per il suo livello Ma non basso. andrà nella S per il prossimo mostro. Beh, allora, il Crocosaurus ha 20 di difesa e 50 di vita. Lui ha 30 di vita e 10 di 10. difesa. Ed Sì. è un livello 2, facilissimo da evocare. Per quello che infatti dico, secondo me È potrebbe quasi una S a essere questo quasi una punto. S, anche perché se giocato alla fine, cioè ti avvicini a un mostro Davvero, non e devi neanche lo spendere quindi un ammazzi. attacco. Esatto. Quindi secondo me potrebbe essere l'Invincible da Non lo S. so. E Secondo me beh, se lo sì. giochi alla fine è un livello 2, facilissimo da evocare. Sì, Metti solo che è l'ultimo, correttissimo. mettendo solo che sia Sì, l'ultimo devi giocare mostro, con ha astuzia. 90 di attacco in più. Beh, ultimo per modo di dire. No, se viene giocato come ultimo mostro e non hai più niente sul Arriva a terreno, 90. può arrivare a 90, può No, arrivare a 90, può più i suoi 10. 90, ma se l'altro ha un 40 Cioè d'attacco 100. Sì. totale, hai perso. Se l'altro Ha due mostri, tra cui uno ha? che Vabbè, abbia 40 certo, di però attacco se te la giochi, totale, te la devi hai sempre giocare perso. bene con il fatto del andare solo a Sì, uno, ma ucciderlo e l'altro c'è deve anche da dire giocarsela. che un 90 d'attacco non serve a niente. Ti basta un 60. Sì, vai, però dico, esagerando, fosse l'ultimo, hai 100 di Non lo so, attacco. lui è forte. Metà, cioè comunque un bel È per 50. questo che non l'avrei messo Vabbè, S, perché c'ha queste comunque pecche, diciamo. lasciamolo come A Cioè, non lo più. so, è una più. Ma non lo so, vediamo. Va bene. Lo dobbiamo ancora un po' testare. Il prossimo Passiamo è a Zombira the Dark. carta di Yugi. Lui è un livello 2, 40 di vita, 20 di attacco, 10 di difesa, ha l'abilità tunnel. E con tre trappole per un turno questo mostro aggiunge 20 punti di attacco extra o di difesa a se stesso. Però quando attivi questo effetto prende un segno di danno, quindi perde 10 di vita. Però ha 40 di vita C'è anche un comunque. bel tunnel di base, Esatto, è per quindi. questo che vi dicevo, secondo me questo qua è da S, ma perché c'è cioè comunque un 40. È vero, si prende 10 punti di danno, però c'è 40 di vita. È un Sì, 40 di beh, attacco, ovvio. livello 2. Sì. Subisci 20 danni in meno Tunnel e perde un passi MSO, sopra i cioè mostri, quindi sì. è fortissimo questo qua, onestissimo, Compensi i danni da vita, cioè i danni con la difesa, quindi sì. Sì, mettiamolo come S, sono abbastanza Ma io d'accordo. metterei S entrambe, però sono due cose, cioè hanno due abilità Eh sì, sono differenti, abilità quindi. differenti, Sì, esatto, ma io non so. infatti ribadirò sempre che Sono secondo due me lo livelli Shadow 2. Ghoul è una S, perché comunque ha tantissimo d'attacco, cioè ti può tirare giù chiunque Sì, quello non lo senza fosse un problemi. livello 3 avrebbe un bel effetto, Lo ma è un metteresti livello 3 più A, difficile da evocare. esatto. È È un un livello 2, livello 2 che è facile. facilissimo da evocare, Ma sì, cioè a guarda, metà possiamo, se volete, partita sei S, possiamo nella S anche metterci. lui. Sì. Dai. Poi abbiamo The 13 Grave. Quindicesima tomba, Uno dei livello più difficili 2. da posizionare, secondo Lui è un livello 2, 10 di vita, 0 di attacco, 10 di difesa, con due magie. Praticamente sacrifichi questo mostro e aggiungi un damage marker A a un mostro un mostro del tuo dell'avversario. avversario sul terreno. Non devi difendere contro questo. Aspetta, you may not defense Sì, non against. devi Non devi. difendere, cioè non può difendere, No, fai no, danno. dice proprio che non può Sì, non può difendere. difendere e fai danno e basta, Fai solo fai. danno, ok. Esatto. Cioè, un danno d'effetto Esatto. Sì, è praticamente. un danno non Non era neanche parabile. da specificare, Esatto, secondo me, non perché ha comunque la senso. difesa va solo ed esclusivamente Sì. sull'attacco. Anche fosse, appunto, come dice qua, per effetto non dovevano specificarlo. Anche lui ha l'abilità tunnel. Come vediamo, quasi tutti Sì, gli però. Invincible hanno tunnel. Sì, però diciamo che il tunnel su di lui serve, secondo me, gran poco. È bello perché bypassa la difesa, quindi 10 di danno lo fa sicuro. Si Diciamo sacrifica, che si fa esplodere, è un però. livello 2, ha delle statistiche No, basse. infatti, secondo me è Non è una QLP. D
una D da posizionare, o C o D, ma C No, sarebbe C meno. io Cioè, metterei quasi lo D. metterei come A. Come Bypassa la A? Ma difesa, però c'è livello Z. 2. È un livello In 2. determinate situazioni sarebbe anche da S. Ma tu lo Perché sacrifichi? sì, ma cosa vuol allora. dire? Ma tu colpisci in qualsiasi punto Sì, dalla sì. distanza, cioè una balestra, cioè è un mortaio. Se tu lo evochi nel momento giusto della partita e il tuo avversario ha un mostro davvero forte, anche con volare, Ah per sì, scusa, dire, no, pensavo dovesse 10 essere da. vicino, scusa, hai ragione. No, Sì, no, è no, un mi era mortaio, scappato. mi sa, Mi colpisce era dalla distanza. Un livello 2 scappato. che comunque, ripeto, è facilissimo da. A tunnel comunque, ok, non serve a niente Allora. perché non so che cosa serva tunnel No, su su di quel. lui non serve a Forse perché niente. Invincible è più o meno li ha messi a tutti gli Invincible, gli zombie, perché passano, diciamo, Sotto, attraverso i esatto, muri. Li eccetto lo Shadow Ghoul che si aveva hanno fatti un po' Invincible, fantasmi era questi zombie. Banned. Tunnel, scusate, a Banned. Quindi li hanno fatti un po' fantasmi questi zombie e hanno usato sempre tunnel su quasi Allora, tutti, però. io ritorno sui miei passi invece e dicevo, mi rimangio quello che ho detto e non avendo, scusa, capito, letto bene il fatto che non deve essere attaccato, ma quindi come dice Seto, è un colpetto cioè un colpo da mortaio, lo butterei piuttosto nella B, No, non A però. io non sono A è troppo. d'accordo, non mi sembra Beh, nulla di un 10 di danno particolare. su Io gli uno, do beh, di la A. Quindi bypassi. Allora, lui gli vuole diamo la dare una B. B, gli diamo una B E gli perché. diamo una via Non di sono mezzo, una d'accordo B. Vabbè, proprio perché ce lo stiamo paragonando a mostri del calibro ma del. sì, ma lo sacrifichi e fai 10 di danno a uno che magari c'ha 30 di Sì, e difesa e c'è magari 10 gli rimane di. quel 10 di vita e è finita. Sì, quello sì. Prendi Beh. Ginzo comunque, Ginzo è un 10-10-10 che toglie trappole, non mi sembra poi così più forte di Esatto, 13 anzi, tra l'altro, glielo spari su Ginzo, è esigenti. Ah, morto. sì. Hai È ucciso Ginzo. Ma un ti faccio anche un anti-Ginzo. altro esempio, giusto per. Se volessimo paragonarlo Anche. al nostro Gyrfrid Iron Knight, c'ha 10 di vita. Sì, no, Ha un invece. potere che è fortissimo e glielo distruggi. Quindi io sono più per la Usato B, bene. Seto per la A, Yugi per la C. Mettiamolo nella B che Sì, B, accontentiamo dai, un po' sì. tutti. Anche Sì. perché non attacca lui, cioè tu lo puoi giocare nel tuo turno e Spararlo lo subito. spari. Esatto. Cioè, anche a inizio partita. No, Lo lasci lì. vedi, sì, o lo lasci lì, o lo giochi a inizio partita e gli butti giù già subito un mostro, Sì, come un livello magari 1. la zana d'argento o qualcos'altro. Il Gli gazelle. Il gazelle a buchi le 20 però, no? difese. Gazelle a 20. Però va Gazella bene. 20 di vita, sì. Vabbè, ma tu. Puoi spararlo anche sui tuoi? No. No, non. Perché Mi sembra su un opponent's boss. potevi anche giocarlo contro di te per dire Sugar Potenziare Mitchell. carnage. Esatto. Perché no? Vabbè, Va andiamo bene, avanti. passiamo al Twin-Headed Dragon. Allora, lui è un livello 1, anche lui ha l'abilità tunnel, è un 10 di vita, 10 di attacco e 10 di difesa, con effetto continuo quando viene evocato, aggiungi un qualsiasi Crescanter Allora, lui nei tuoi pass. comunque ha tunnel, non ha delle belle È un livello statistiche. classico livello 1, però vabbè, Sì, aggiunge qualsiasi crest. non è male. Io lo metterei nel C perché comunque ha Sì. delle statistiche basse. Bello perché lo. Come si chiama? Beh, tunnel. Cioè, sì, È per quello che però. Cioè, è a meglio di pari una di D, zana capito? Quindi d'argento, C ci sta. pari di zana Sarebbe da me. d'argento, Sarebbe sarebbe più alto però. B, esatto, sarebbe più B. Quello è vero. È un Aggiunge poi livello Crest Counter che vuoi tu. qualsiasi. Vabbè, lo metterei al B, va bene. O Sì. C o B? Però C C sicuro. plus, A. fosse. No, no. A tunneling e puoi andare sotto Monster Lord e mettere scacco al tuo avversario. Certo, facendo un mazzo full zombie con Zombira, lui che è il Sì, beh, tutti i Twin Headed, ci mostri metti zombie che ci anche un sono. armored zombie che blocca l'avversario. Sì. Un qualsiasi crest Così. è molto. Fa Cioè. rispetto a zana d'argento. Sì. Eh sì, no, comunque B sono d'accordo. È meglio. Sì. Passiamo ora a Embodiment of Apophis. Allora, lui ha un livello 2, anche lui ha l'abilità di tunnel, ovviamente. Ha 10 di vita, 30 di attacco, 20 di difesa. Con una trappola puoi usare questo effetto quando il mostro dell'avversario si muove o si ferma in parte a lui. Metti un segnalino danno su quel mostro. Statistiche secondo me sono abbastanza buone. Il livello Poca è vita. basso, quindi è facile da evocare. Tunneling. A Tunneling, tunneling. e comunque c'è cioè, quella fatto dei danni quando ti passa vicino, sono comunque 10 10 danni non danni. parabili. Esatto.
Questo qua secondo me è un bel mostro quasi E sì, è anche più Sì. forte della tredicesima tomba in questo senso, perché non devi sacrificarlo, non devi fare nulla. Sì. Beh, però ti devono passare vicini. Non Sì, è no, beh, quello paragonabile alla certo, però comunque tredicesima tomba, però sì. una trappola, cioè, solitamente è abbastanza. E poi comunque a 30 di attacco, c'è cioè un bel buchino di attacco, Quindi quindi. lo mettiamo come A. Sì, Sì. assolutamente. Poi Il prossimo passiamo è. a Armored Zombie. Armored Zombie è un bel livello 2. Non ha tunnel questa volta, è un livello 2, 10 di vita, 20 di attacco, 10 di difesa, con due trappole. Quando attivi questo potere, gli altri mostri, incluso Armored Zombie, non possono muoversi. Quando il turno finisce, Armored Zombie è distrutto. Sì, Quindi. alcune cose potevano anche evitare di specificarle, tipo l'Armored Zombie che non si può muovere Però e il se. fatto che lo tributi alla fine, perché tanto sicuro è un effetto che usi nel turno dell'avversario, quindi non puoi muovere l'Armored Zombie. E in ogni caso, anche se lo tributassi subito, sì, Però no, è allora. meglio che l'hanno scritto perché comunque lui No, allora il ha fatto un 20 di di non. attacco, eh? È forte in attacco per essere livello 2. Cioè, se blocchi tutto tranne lui, cioè. Vabbè, ma se nel tuo turno i mostri avversari non si muovono, Ho quindi non ha capito, ma senso se. Ho scriverlo. capito, però, cioè, comunque. È superfluo. Non ti serve a niente Sì, dire che lui non si muove. è se lui ha un Armored Zombie. Blocchi il suo Armored Zombie. Ma No. non c'entra, dice i mostri, tutti i mostri. Secondo me non è Tutti i mostri, così non comprendeva sensato lui, tutti gli sottolinearlo. altri mostri avrebbe scritto. E Sì. secondo me è superfluo. Non ha un senso logico averlo scritto. Ha senso invece forse aver scritto quello del, Del in effetti, tributarlo, sì. del tributarlo, perché È se c'è una ovvio. Thunderbolt in mezzo che srotella da una parte all'altra, in realtà lui è in mezzo, non passa. E No, quindi infatti. secondo me sì, ci può stare aver scritto quello, però quello Ovvio. del non muoverlo secondo me è abbastanza inutile. Comunque come livello secondo me è una A Sì, come molto buono e tier. può mettere in scacco l'avversario, quindi sì. Sì, poi comunque considerando, mettiamo il fatto che c'è il mostro dell'avversario nel turno dell'avversario c'è un mostro potente, un livello 4 tipo dell'avversario che sta per uccidere un tuo mostro, lui lo blocca e così non te lo Sì, può esatto. uccidere. Non arriva neanche al tuo Monster Lord, magari. Passiamo ora a Dragon A Zombie. livello 2, 30 di vita, 10 di attacco, 10 di difesa, con una magia guadagna l'abilità di volare. Allora, paragonabile al Killer Needle, Sì. secondo me. Ha ovviamente un livello 2 rispetto a un livello 1. Un po' più di Però, un vita, po' più di vita. però Però, per come attacco attaccare i devi. Flying, deve pagare una magia. E comunque, non ha tutto questo attacco per. Esatto, per creare problemi ai mostri, quindi Quindi secondo me è una sempre bella una. C Sì, come il va Killer Needle. È un benissimo. po' più forte giusto giusto di difesa, cioè di Di vita, vita, però tanta tanto. vita non serve a granché. E passiamo ora invece ai draghi. Esatto. Allora, ecco, i draghi come erano i tunnel, gli Invisible con i tunnel, i draghi hanno quasi tutti l'abilità di Più o volare. meno, sì, Infatti, quasi tutti, sì. abbiamo il nostro. Black Skull Dragon. Che è un. Che è un bel drago con volare. E lui è livello 4, 40 di vita, 40 di attacco e 40 di difesa, quindi è Sì, è molto bello standard. senza Sì, effetti, però equilibrato. forse è uno dei Sì. draghi più forti livello Sì, 4. beh, comunque 40 di difesa e 40 di HP, cioè, sono tanti. I draghi, secondo me, pochi andrebbero messi nella S, cioè dovrebbe esserci proprio quello che proprio ti sbaraglia. Sì. Io questo qua lo metterei nella A, giusto perché comunque è bello tank Sì, è più che altro è uno dei più da. forti dei draghi, come vedremo tra Sì, poco. fallo Sì. Infatti A. Mettilo nella A. il prossimo è. Un Suo bel, fratello esatto, Red Red Eyes Black Dragon. Ecco, io prima di far dire. No, anzi, faccio dire le statistiche prima a Yugi, poi ho una cosa da Eyes. dire. Allora, lui è livello 4, ha l'abilità di volare, ha 30 di vita, 40 di attacco, 20 di difesa e neanche lui ha effetti. Allora, io devo dire una cosa che qua non la Konami, perché non c'entra la Konami, ma la Mattel, è stata un po' un cane in quanto ha fatto il drago nero, il mago nero. Cioè, Con delle ovviamente statistiche. più bassi del drago bianco, perché effettivamente nella realtà le carte, ovviamente il drago bianco è più forte, ma l'hanno fatto, cioè, secondo me, molto, cioè, molto più forte il drago bianco rispetto a loro due.
Vedremo poi. Comunque, Io avrei fatto commentiamo. Aldeo Nero allora a livello 3 a questo punto. Esatto. Sì, lui forse ha più statistiche da livello 3. Anche se hanno a tema del Anche il drago, mago è nero. un 20-20, Però è 20 2. livello, è un livello 2 Livello l'anatema 2 del drago. l'anatema. Sai Vabbè, che vediamo, dopo lo no, vedremo. no, livello Livello 3, 3 livello forse 3. sì. Boh, sono un po' sbilanciati questi Sì, beh, più fly. che altro, cioè, diciamo che c'è sempre il Infatti un fattore po'. del il flying non può essere attaccato se non da un Sì. altro che al flying o uno che ti dice poi attacca di flying. Solo il monster, ma E sono hanno il davvero pochi. fatto, sì, esatto, Sono davvero pochi però questi che hanno attaccano anche flying. la pecca, appunto, come abbiamo detto all'inizio per il Firewing Pegasus, che per muoversi devi pagare due movimenti per uno. Sì. Quindi comunque cioè, sono belli pesanti da spostare. Ed ecco anche perché lo Strike Ninja è bannato. Esatto. Ma no, poi ti dico, lui secondo me lo metterei un gradino sotto Lo lo metterei nella Skull B, lo Dragon. metterei nella B perché cioè, è molto più debole dello Eh sì, Skull per quello, Dragon. certo. Cioè, comunque non ha Assolutamente, senso metterlo nello stesso assolutamente. livello. Ecco, il prossimo invece è forse uno di quelli più giocati. Blackland Fire Ecco, lui Dragon. non ha l'abilità di volare, però a livello 2, 20 di vita, 20 di attacco, 20 di difesa, non ha effetti, però lui è forse uno dei migliori livelli 2. Sì, questo secondo me va in una. Non ti dico B, però. Cioè, non ha Ah, beh. effetto, è una Quante volte ha C. cambiato le partite nelle varie partite che Allora, abbiamo se provato? mettiamo A lo spadaccino di fuoco, io metto B B, questo. Sì, B, sì, sì. no. Allora, paragonandolo così, Assolutamente. C secondo no. me anche una B più rispetto al Meno, Drago sì. Nero, perché il Drago Nero è veramente pesante. Sì, infatti. Passiamo poi al Vai. nostro drago bianco occhi blu, Blue Eyes White È un Dragon. livello 4, abilità volare, 50 di vita, 40 di attacco, 30 di difesa, non ha effetto. Allora, è praticamente il drago nero, ma con 20 in più di HP e non. E 10 in più di difesa. No, mi sembra che abbia il No, drago ha nero. anche 30, il drago nero ha 30 di attacco. Il drago nero ha ben 20, no, di 20 di 20 difesa, è di vero. Quindi ha difesa. 10 in più di difesa e 20 20 in in più di più di vita. HP. E allora lo metterei quasi un Al gradino pari sopra il pari dello del Skull. sì, lo Dello Skull, Skull, sì, è sì. uguale alla fine. È più Praticamente, sì. sbilanciato Esatto. come attacco e difesa, ma è uguale come statistica a pari di numeri. Poi passiamo al Crawling Dragon, che è altra carta veramente Esatto, forte. anche lui. Scusate, Crawling Dragon 1. Esatto. Che lui è un livello 2, non ha l'abilità di volare, ha 20 di vita, 10 di attacco, 10 di difesa, con 4 segnali di magia, mette un shelled ground, quindi Sì, un un segnalino segnalino praticamente in sul un quadrato terreno. vicino a Esatto. una Non piattaforma. utilizzato. Esatto, non utilizza. Sì, vicino a una piattaforma. Vicino a una Eccetto, piattaforma. ovviamente, vabbè, questo potevano anche non scriverlo, eccetto davanti al Monster Lord, però Eh beh, è un vabbè. po' troppo broken, Ovvio, sennò. perché Beh, sennò. a parte che comunque. Sì, beh, ok, perché puoi bloccare gli altri al posto del. Uno per forza, tanto devi averlo Sì, spostato, appunto. quindi. Comunque, anche se fosse il primo mostro che evochi, lo evocheresti Sì, attaccato al però non Monster glielo metti a Lord. Non fianco in modo sì, tale che ma non. sì, c'è Loki. Sì, Non ha comunque granché senso. Cioè. esatto. Anche, potresti anche metterlo attaccato al Monster Anche Lord. perché comunque è difficile che il tuo C'è una avversario strada per riesca a arrivarci. evocare Sì, attaccato al tuo Monster appunto, Lord. è Cioè. difficile. È Allora. anche un po' sprecato buttare via quattro magie Sì. per non fare attaccare il Monster Lord Da tre all'avversario. fronti, cioè. Sì. Vai a bloccargli la base vai a bloccare la base dell'avversario più che la tua. Vabbè. Esatto. Beh, Comunque, comunque. buon Infatti, mostro, buon mostro. pecca di statistica, ma lo metti Beh, è un comunque in livello difesa. No, 2, ma poi lo però. metti sempre Però dietro, un se livello comunque non lo 2 con metti. comunque Sì, un sì, sì. effetto secondo me veramente forte. Allora, o B o A perché Io la metterei a. È potrebbe essere comunque uno di quei forte. draghi che ha quell'effetto abbastanza Se lo broken. giochi in un mazzo che non utilizza altri effetti che usano magie, ha. Sì, Quindi. io lo Sì, io metterei adesso nella. proprio a. Si tiene questo come ragionamento base, e quindi funziona E meglio. comunque lo metterei anche davanti agli altri draghi, Sì. solo ed esclusivamente perché non ha il flying e lo puoi muovere in giro. Tra l'altro, ecco, è vero. Poi, Un altro pesantone. esatto, Curse of Dragon, anatema del Lui a drago. livello 3 ha l'abilità di volare, ha 20 di vita, 20 di attacco, 20 di difesa e non ha nessun effetto.
E lui Allora, purtroppo pecca di secondo statistiche. me questo è o al pari del Drago Nero, quindi in B, Secondo me anche o peggio. esatto, o in C perché è un livello 3. Sì, cioè, allora, A volare, a no, ma volare, sì, ma le sì. abilità agli stessi punti di attacco del Fire Dragon. Sì, del... Il Sì. Fire Dragon che non ha volare ed è un livello 2, quindi lo evochi facilmente. Di contro, lui non può essere attaccato dagli altri, certo deve volare, però deve fare due movimenti, cioè, quindi E o secondo lo metti me, al pari no, perché io lo comunque metterei C. ho Non è poi così sotto. scarso rispetto al Red Eyes, eh? E ha due livelli, ha un livello in Sì, meno. Boh, certo. cioè sei lì al limite tra la B e la C. Io Magari sarei più propenso a avere un lo C. puoi giocare come mostro da volare, quindi mostro volante, al posto di giocarne uno di livello 4, giochi questo che è un livello inferiore e lo giochi in difesa se il tuo avversario evoca dei mostri con volare. Perché non è detto che tutti giochino almeno un mostro con volare. Se tu non vuoi rischiare di avere un mattone di livello 4 che non userai mai perché costa troppo da spostare, puoi optare per mettere anatema del drago. E Sì. averlo di riserva, ma magari non lo userai nemmeno perché appunto non ce l'ha nemmeno il tuo avversario. Magari se Non lo avessimo il so, cioè Parrot, ecco, se un giorno avessimo il con altri Parrot che mostri, potenzia, il Parrot boh, potenzia, i non mi draghi, ricordo se come il Gazzello o come il Carbonala, non me lo però lui ricordo. potenzia di 10, quindi comunque già lì lo Vabbè, potresti usare in B. mettiamolo B, dai, No, mettilo come B, sì, è B comunque meno, B B meno, esatto. meno, sì, B tendente C. Bene, passiamo a Darkfire Dragon. Esatto, lui è a livello 1, neanche lui ha l'abilità a volare. Vabbè, dai, alla fine non sono così tanti quelli con l'abilità a volare. E lui ha 20 di vita, 20 di attacco e 10 di difesa, con praticamente 0-0 costo. Quando questo mostro viene evocato, aggiunge un movement crest ai crest counter. E poi, spendendo un segnalino magia, questo mostro guadagna l'abilità di volare. Allora, secondo me È questo. forte, Allora, non. io rifarei una rivalutazione. Secondo me, allora, io sposterei Anatema del Drago in C. E Esatto. non dico quasi anche il Drago Nero in C. Però, c'è cioè, comunque il Darkfire Dragon. Secondo me è superiore a. Beh, Sì, magari lo più potremmo lasciare così e mettere in al che Darkfire Dragon. altro Perché lui è in un realtà, livello 1. che comunque Ah, ha esatto, buone e poi statistiche. soprattutto guadagna la B. È Mettiamolo. vero che la Lui è guadagna nel una tuo turno, B tutto. beh, per Però forza, però attacchi. attacchi un volare. Esatto, attacchi un volare forte. E poi aggiungi un movement Sì, crest. è quasi più forte del Twin Eater Dragon, quindi Sì, lo metterei nella. C o B o Io lo A. O metterei metti lui nella. nella Sì. B e abbassi l'anatema Beh, perché non è allora sì, sicuramente però superiore sì, una A va all'anatema. benissimo. Secondo me va. Aggiunge anche movimento che Esatto. spesso e volentieri è molto Sì. utile come risorsa. Ora. Ecco, Passiamo al Gator Dragon. abbiamo scoperto chi era l'altro che usava il segnalino difesa. È il nostro Gator Dragon. Livello Esatto. 2, 30 di vita, 10 di attacco e 10 di difesa. Con un segnalino difesa, questo mostro riduce il danno che riceve di 10 punti. Questo effetto può essere usato solo quando il mostro dell'avversario attacca, direi. Vabbè, questo mi sembrava abbastanza. L'effetto Buono. Beh, aspetta, non. viene usato per. Sì, per il mostro, no? Dice. Quando un mostro è avversario. Sì, 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 sì. sì, sì. Vabbè, questo effetto non vale con i danni da The Items. Vabbè, Sì. insomma, va a 20 di difesa, Esatto, se hai una prendendo due difesa. Sì. difese. Non è male. Quindi non è Allora. male, io metterei come C'è da dire che B. comunque sì, beh, oddio, sì, ma in ogni caso c'ha solo 10 di attacco, quindi per quanto a vita Sì. abbia, comunque, ok, sì, No, si va a allora parare 20, ma può cioè, essere avesse allora. avuto 30, 20, 10, allora ti avrei Allora sì. detto cambiava le cose, ma Eh 10 di sì, non è il attacco, secondo me è massimo. una C Allora un questa. drago Sì, C. zombie dei draghi. Esatto, più o Esatto. meno siamo lì. Ok, ora c'è il Dragon of the Fortress, come si chiama? Dra Sì. Guardiano della foresta. Winged No, il Dragon, Dragon Guardian Guardiano. of the Fortress, number Number one. one. Quindi lui è un A-Flying, stavolta Flying, livello 2, ha 10 di attacco, 10 di vita e 10 di difesa. Sì, Scarsissimo. praticamente vabbè, con nessun costo quando questo mostro è nel dungeon, tutti i mostri nel dungeon, incluso se stesso, non possono usare l'abilità di tunnel. Oddio, questa è. Allora, secondo me è comunque da C, per il semplice fatto Sì, che comunque c'ha scarso. veramente niente di statistiche. Non è male l'abilità del fatto che nessuno può usare tunneling, perché cioè, contro gli zombie È praticamente vai a forte. devastarli, nel senso che è quasi un po' il loro punto forte, Io lo secondo me. so.
Non so, però è Una tendente a C. sì, Sì, è una C perché statistiche cioè, sa bassissime volare probabilmente. 10, 10, Sì, 10. diciamo Cioè. esatto, non è così scarso da D, però non Vabbè, è ma è neanche alto come come una B. Nesigal comunque. Sì, Sì, cioè se certo. l'altro non gioca trappole non serve a niente. Se gli Esatto. altri non hanno tunneling è scarsissimo. Ed ecco, arriviamo alla carta amata dal nostro Seto, ovvero il... Magician Dragon. Invece è Vabbè, molto amata soprattutto dal nostro non lo Joy. leggiamo neanche in banned. No, vabbè, dai, leggiamo l'effetto per i Vabbè, nostri amici leggiamo che livello ci 3. seguono. Livello 3, non ha l'abilità di volare. 40 di vita, 20 di attacco e 10 di difesa con 3 trappole. Questo mostro aggiunge Alla sua alla sua difesa. difesa quella Del della difesa mostro del più tuo forte, perché del in tuo te avversario. mettiamo il caso, abbiamo il Gilfry di Iron Knight nel dungeon, quindi non è nostro, non è o è dell'avversario, quindi o è avversario o è nostro. Spendi tre trappole e No, però prendi. ti No, dice no, dell'avversario. dell'avversario, così, Vabbè, sì, no, ok, vabbè, ma non è più dell'avversario. alto, è uno dei mostri Qualsiasi. dell'avversario. Ah, ok, allora uno che scegli tu, quindi può essere un 20, un 10, un 20, un 30, Quello che vuoi, comunque basta che sia del va. tuo E li avversario. sommi, quindi non è che dici vai a sostituire la sua difesa, Ma li li sommi, sommi, quindi diventa cioè. quasi immortale questa cosa. Esatto. Più. In più c'è l'altro effetto che è sicuro. Allora, fosse stato solo il primo effetto, Era. si poteva Sì, non tenere a era livello bannata 3. S. Era una S di quelle Perché aveva proprio. statistiche forti, comunque Sì. 40 di Beh, non difesa. è detto allora. Poteva essere anche solo una A. Perché se l'avversario ha solo 10 di difesa in giro. Certo, E però se certo. c'ha la difesa dello scudo. No, Ah, certo, c'ha anche. la difesa dello scudo? No. Sì. Però ha solo 20 di attacco, Sì, eh. Cioè, anche tu se sì, poteva avessi essere una una AS. 20 di difesa, continui a pararti e Sì. diventa uno scontro ad armi pari. Ma avendo l'abilità aggiuntiva. Che è quella praticamente che Sì. pagando tre magie vai a distruggere tutti i mostri, quindi i tuoi, eccetto lui ovviamente, Esatto. nel raggio di Mostri anche tre. item, Sì, qualsiasi mostri, cosa. item, nel giro di tre Nell'arco di quadretti. tre quadri, Quindi. sia diagonalmente che in Esatto, che in orizzontale e orizzontale e verticale, verticale. ed è Quindi proprio questo effetto che poco lo rende forte. Esattamente, bannato. quindi, boom, Non spendiamo altri minuti banned. per questo. Infine, l'ultimo drago che abbiamo è. Il Meteor Black Abbiamo tutte le Dragon. fusioni del drago nero occhi Sì. rossi. Lui ha un livello 4, abilità volare, 30 di vita, 40 di attacco, 10 di difesa. Con una magia, per un turno questo mostro si muove come se non avesse l'abilità di volare. C'è da dire, non gli toglie il volare, quindi comunque può attaccare i volanti Esatto. durante il tuo turno. Si muove con una Si magia. muove, allora togli una magia e poi torna ad essere praticamente un mostro normale a livello movimento, quindi ti fai i tuoi movimenti. Sì, devi spendere una magia, ma Più un una, movimento, esatto, più esatto. movimenti, cioè più uno o più movimenti. Le statistiche non sono malvagie a parte la difesa, però cioè, secondo me quello che lo Comunque un rende è volare. comunque un volare, cioè quello che lo rende S. forte è volare e l'effetto, cioè questa è una S. S. Sì, esatto. Tra tutti quelli che hanno Onesto, è quello volare, più questo è forte dei draghi fortissimo. per ora che abbiamo. E finiti anche i draghi. Bene, Adesso passiamo ai Dark, che qua ci sarà un po' da Mighty parlare. Mage. Qua da parlare. Sì. Allora, no, il primo che abbiamo, no, il primo che abbiamo è il Mago No, Nero. non è Mighty Allora, il Mago Mage. Nero che, come avevamo detto prima, avevo speso delle parole su Abbastanza di lui, scarso. secondo me Sì. inutile da commentare, uguale al Dragonero. Facciamo comunque leggere. Le statistiche, un livello 4, 30 di vita, 40 di attacco, 20 di difesa, Uguale non al effetti. Dragonero. Eh sì, Allora, cioè, è più forte molto del Dragonero solo perché non ha il flying. Però c'è un livello 4 con queste meglio. statistiche Infatti, ripeto, è più robe. forte la versione di Arcana che non abbiamo purtroppo, che è un livello 3 o 2, mi sembra, forse un livello 3. Ed è più forte, obiettivamente. Forse ha qualche statistica Vabbè, più bassa, se ce ma non l'abbiamo giusto per effetti. leggerlo Ah, sì, velocemente, è un livello è vero, 3. A livello 3. posto. A E che c'ha livello 3 è 20-30 20, un po' quasi di... con le con gli effetti. Quasi, sì, più È l'effetto. una Vabbè, S quello. lo rivedremo più avanti se riusciremo a Certo. ottenerlo. Ecco, forse adesso Passiamo arriviamo. ora, Forse è uno di quelli più alla sua forti. versione potenziata, Dark Sage. Anziana. Sì. Esatto, guadagna la saggezza e quindi è un livello 4, 30 di vita, 30 di attacco, 30 di difesa, quindi molto costante. Quando questo mostro viene evocato, il numero di Magic Crest che controlli diventa 10. Io non commento. Sì, È cioè questo qua fortissimo. secondo me è da A Dipende come perché lo comunque il giochi. livello 4 è abbastanza costante comunque attacco, difesa e vita. Quindi Ottiene la saggezza, quindi niente di diventa più, l'effetto è costante. forte, però anche lì è Diventa molto. onnisciente. Io lo Esatto. metterei Sì, nella A. ah, sicuro. Ah, secondo me è molto.
Sì, Sì, va benissimo. ha Forse giustissimo. anche S. Sì, Sì. perché Ha tendente vabbè, a... lui lo, Mettiamo... allora sai cosa? Lui lo puoi giocare anche in Mettiamolo... qualsiasi Esatto. mazzo Sì, dove sì. quasi tutti Mettiamolo giocano nella Segreti di S. Magia. Se poi lo giochi in un mazzo che non usa magia, sei un po' stupido. Vabbè, quello Però esatto. quello sono abilità che uno non ha. Sempre la sua ironia molto sottile e pungente del nostro Dio, non lo giocherei set. insieme ad Exodia, per dire. Esatto, che è il prossimo Esatto. che sta Exodia, arrivando. The Forbidden One. Lui è un livello 4, ha 20 di vita, 20 di attacco, 20 di difesa, due effetti con 0. Quando questo mostro è sul terreno, raddoppia qualsiasi creste che tu rolli con i dadi. Poi, come secondo effetto, solo questo mostro può essere attaccato solo dai mostri con abilità volare e tune. Ovviamente, vabbè, il mostro. Praticamente è invincibile Esatto, questo mostro. cioè, Più da peraltro, bannare, basta. secondo Ha me se delle lo statistiche giochi dietro basse. è. Sì, ha Per delle essere livello statistiche 4, ma chi se ne basse. frega, può essere attaccato Esatto. solo da un flying, da un Secondo tunnel me e dovevano raddoppia mettere tutto. tutto a 10 e sarebbe stato da S, Esatto. però giocavi la tua tredicesima tomba e lo mandavi al Esatto, cimitero. così Forse è per quello che comunque non 20-20-20. Beh, è un hanno... livello 4, per Così... evocarlo ne passa di acqua sotto i ponti, però nel momento in cui lo evochi raddoppi tutto, tutto Più che quello altro che S quello. o S o Banned. Secondo Cioè, è linea metà me. strada questo. Non l'abbiamo ancora giocato tanto, quindi non capiamo se è Secondo me davvero Banned. da bannare. Ma Però... dovremmo provarlo io dico ancora. una cosa perché deve essere bannato. Per distruggerlo, cioè devi veramente avere un flying. E se lui lo tiene dietro, arrivare con un flying nel suo. Però per Però. O giocarlo il ti serve una tunnel. fortuna sfacciata, Però eh? con il Tu... zombie lo puoi uccidere. Un tunnel 40 lo uccidi. No? Ah Sì, sì, certo, c'è sì. tunneling, però. Però devi avere già il dungeon predisposto per arrivare Sì. in base dell'avversario o almeno a Esatto. metà. Poi non Dovremmo so, provarlo. cioè, è un mix Ah. tra Banned e S. Adesso Forse lo usiamo banniamolo, poi ancora. vediamo. Esatto, Sì, comunque poi sta di fatto che li dovremmo vediamo. provare tutti. Cioè, ovviamente Video non. update faremo. Ancora siamo un po' all'inizio. Bene, il prossimo. Giant Soldier of Stone. Allora, livello 2, 20 di vita, 10 di attacco, 30 di difesa, un po' come la sua controparte di Dual Monster. Con due magie rimuove un Shattered Ground sul terreno. E lui è l'anti-drago, Quindi il il drago drago strisciante numero strisciante. uno, Allora, secondo durante me, come livello 2 è abbastanza forte, nel 30 di senso. difesa. Sì, anche un 20 di. Come si chiama? È come l'Hercules Beetle, quindi una Sì, B. Sì, esatto, esatto, B. perché Tanto potrebbe non avere l'abilità effetto. è quasi inutile Esatto, potrebbe non l'abilità. avere effetto perché comunque è veramente situazionale solo per il Crawling Dragon, Ma cioè. anche se fosse Sì, sì, cioè togli, ma poi lui te la può rimettere. Cioè, è un continuo sì, togli e metti, e esatto. non è che sia poi così forte l'effetto. Pienamente d'accordo. Passiamo ora a Lord of Lui D. a livello 2, 10 di vita, 10 di attacco, 10 di difesa, ha due effetti, ben con 6 segnalini qualsiasi. Sacrifichi questo mostro e Lo scambi con un praticamente lo drago. scambi con un drago nello stesso posto dove si trovava. E invece con due magie, per un turno prendi il controllo di un mostro drago sul terreno. Secondo me Dell'avversario. questo Sì, sì. dell'avversario ovviamente, Secondo sì. me questo è un gran mostro perché anche se livello 2 è statistiche basse, però cioè, l'effetto è veramente forte, molto Contro i situazionale. draghi, e se giochi i draghi, sì. Puoi Beh, se giochi i draghi metterlo in base e dell'avversario. Poi esatto. lo giochi dietro, ne giochi dietro uno e poi lo sposti in Cerchi avanti. di mandare lui avanti con Poi... segnalini uno a uno al posto che due Sì, in uno. può essere una A, cioè una S. Sì, È come il se drago. lo giochi per forza con dei draghi. Come Tu poi il Dark se. Sage. Esatto, poi se tu hai l'avversario che ha un drago, è un È ancora più plus. forte, Quindi quindi sì, una S, S se lo mettiamolo, mettiamo una merita. S. Sì. Mighty Mage. Mighty Mighty Mage. Mage, Allora, livello prego. 4, 50 di vita, 30 di attacco, 20 di difesa, due effetti. Con una magia questo mostro può attaccare un mostro d'avversario entro due quadrati. Poi con un qualsiasi segnalino, quando evochi questo mostro puoi... questo è un effetto un po' strano. Puoi Sì, puoi spostare spostare... due Esatto, terreni, due terreni. due basi, anche se ci ha appoggiato un mostro, Esatto. e lo sposti facendolo poi ovviamente toccare su un Esatto, altro deve pezzo toccare di su... dungeon, Sì, esatto. Non puoi ovviamente togliere il pezzo davanti al al Monster mostro Lord, perché dell'altro. sennò avresti già vinto la partita Rimane tu così. un'isola felice Cioè, vinto no, però praticamente. comunque potresti arrivare pareggio o sconfitto, cioè dipende. Però lo puoi buttare dove vuoi tu, quindi anche solo un pezzo di dungeon che tocca a te, ma non vuoi o comunque ti impedisce di evocare poi successivamente, lo prendi, lo butti dietro all'avversario,
e sei a posto. comunque Cioè, delle statistiche niente male, cioè beh, è un 50 di livello vita, 30 di 4, può attacco. attaccare pure da Sì, due. l'effetto in qualsiasi momento in cui tu lo utilizzi è fortissimo. Sì. Perché se lo usi nei primi turni, ristabilisci una superiorità numerica dal punto di vista dei pezzi dungeon Esatto. nella tua metà o nella metà dell'avversario. E se lo giochi, cioè, sia all'inizio che alla fine, quindi ristabilisci una Sì. superiorità numerica. Tu puoi spostare due mostri dell'avversario Sì, esatto. Ah, praticamente. giusto, due, Due, non uno, è fino a vero. due. Fino a Quindi due. con uno puoi, Qualsiasi, pochissimo, ha delle qualsiasi. abilità forti, Esatto. esse per Questo è forza. Sì, palesemente questa è S. S. Adesso un altro che può generare dibattito. Ok, Mystical Elf. più o meno. Lei barra lui. Ah, Io esatto, è un livello 1, un. è livello 1, 20 di vita, 10 di attacco, 20 di difesa. Quindi quando questo mostro viene evocato, rimuovi un damage marker, quindi 10 danni, da tutti i mostri che controlli nel dungeon. Ok, va bene, l'abilità non è spettacolare Beh, perché può essere sì. che tu possa evocare, ma l'effetto non serve a nulla. Sì, Però beh, le diciamo che statistiche se sono lo, altissime. però diciamo che Per se lo essere un vuoi livello evocare, se lo vuoi evocare, 1, lo evochi nel ovviamente. momento giusto. Secondo Sì, me è lei tipo una lisce tutti quelli che tendente S. hanno poca, Sì, poca secondo vita. me è un SA, cioè una delle due. A me andrebbe bene qualsiasi, Metterei davvero. Aio. S Sì, forse lo le metterei se no S. al pari di certi mostri come. Sì, diciamo che la S va più per quelli che hanno davvero un effetto sconvolgente, mentre la A, sì, diciamo che è al pari del, come si chiama questo, del drago, Dark Fire del Dragon. fire, quello ci può stare, che comunque dà un Anche qui. plus al Sì. Passiamo gioco, però non è che cambia le sorti della partita. poi a Pendulum Machine. Questa è la carta di una delle carte di Bandit. Lui è a livello 3, 20 di vita, 20 di attacco e 30 di difesa. Non ha effetto, però è un bel tank. Esatto, allora, Sì. secondo me c'è da dire che va messo nella B in concomitanza con il Kaioshin, nel senso che l'unica cosa che cambia sono gli HP dalla Sì. difesa per entrambi che si switchano e basta. Cioè, è ovvio che Però la difesa è forte, però sì, è se più non hai forte in difesa difese rispetto alla e vita. hai Quello la sì. vita, è sempre lì il È punto. un B più però secondo me, perché ripetiamo, la difesa è meglio che avere più difesa è meglio che avere più Sì, vita. Quindi è un esatto. B più, mentre il Kairushin è un B Poi abbiamo il. Lui è Sangan of the Thunder. un livello 4, è un 30 di vita, 30 di attacco, 30 di difesa come il Sì. saggio oscuro. Con tre trappole, questo mostro riflette l'attacco di un mostro o di un effetto di un item, quindi forte. Di uno o degli altri mostri, o comunque degli altri mostri. Una S sicuro, S sicura, sì, ci può. come l'originale mostro in carta di Duel Monster, Esatto, ed è fortissimo. un quick Secondo perché con le trappole me, lo attiva prima esatto, del turno quick, dell'avversario. assurdo. Secondo me questo è S, poca discussione Sì. su questo. Slot machine. Peccato che non esistono gli, cioè non li hanno fatti solo nel videogioco, peccato, sarebbero stati uguali. Beh, peccato che non hanno fatto gli altri due o il guardiano del cancello. Sì, ci sono solo nel videogioco, dico che li ho Peccato, fatti solo lì. infatti. Poi la prossima, Slot altra carta Machine, di come dice Bandit, l'assetto. è livello 3, 30 di vita, 20 di attacco, 20 di difesa. E beh, qua è uguale al Kaioshin, inutile spendere secondo me troppe Nient'altro, esatto. parole. Non ci Quindi stiamo più con le B. abbiamo la Sì, B. sì, io scalerei a C allora, No, sia Kaioshin ma va che bene così. Slot Machine. Va bene, Summoned prossimo School. livello 4, 50 di vita, 40 di attacco, 20 di difesa, non ha effetto, ma ragazzi, è un livello 4 con 50 di vita, 40 di Cioè, è attacco. comunque più forte del mago Più nero e del drago forte. nero, Sì, cioè. esatto. Certo, non ha volare, però. Vabbè, però Se abbiamo comunque. messo Gaia il Cavaliere A, giusto? Sì, siamo a Sì. livello 4, 40, Sì. 40, 20. 40, 40, 20 è più forte, quindi va o S o A. Beh, 50, 30, 20. No, 40 C'ha di 40? attacco. Sì, Sì, 40 40 di su di Gaia il attacco. E poi Cavaliere. c'ha tantissima vita. Quindi o è S o è A, però Mettiamolo io io nella A, lo lo metterei metterei. Sì, A, anche sì. S. Però E non ha S comunque non ha effetti. effetto, Sì, cioè non è livello effetti. 4. No, infatti Cioè lo paragoneresti a un mettilo Sangan A. che sì, 30-30-30, però cioè, ti No, vedi, quello è riflette. vero. Quello sì, no, va bene come A. Thunderball. Thunderbolt è Livello 3.
30 di vita, 10 di attacco, 10 di difesa, ma l'effetto è qualcosa di osceno. 3 magie, Thunderbolt può muoversi fino in quando non incontra praticamente un mostro o un item. O È una fine del la fine del dungeon. dungeon, e se li incontra li distrugge Esatto. praticamente. Quindi diciamo che è un po' troppo forte, perché comunque solo 3 magie. Fossero state 5 ancora, avremmo potuto pensare avremmo potuto pensare a diciamo, come si dice, a non bannarla, Bannarla, sì. però questa qua è veramente Più che troppo altro forte. puoi vincere solo con lei. Sì, beh, Cioè, comunque srotelli in 30, giro. è Più che troppo altro c'ha veloce. 30 di vita, quindi E comunque ha 80 vita. con 5 magie, una S. Una Con 3 S magie è con tre magie. troppo. Anche perché comunque, cioè, come dice la carta, se incontri la fine del dungeon ti fermi, quindi vuol dire che È tu uno puoi strike ninja. srotellare. Esatto, uno strike ninja che va dritto per dritto Sì. e ti fai anche tutta la mappa se sei riuscito a creare un corridoio dritto. Con 5 magie comunque avevi un massimo di distruzione di 2 mostri, perché tu dovresti arrivare a 10 magie, utilizzare una volta l'effetto e arrivi dove arrivi e distruggi magari un mostro. Il turno dopo prendi quasi sicuramente danno O ed comunque magari non eventualmente riesce a prendere quello. distruggerai il Esatto. mostro che ha attaccato nuovamente, però poi ti fermi perché non riesci a fare altre Infatti. 5 risorse. Sì, magari sì, però non evochi allora a quel punto. Cioè, sarebbe stato più difficile usare così bene Sì. l'effetto, ma 3 è troppo Bene, passiamo agli item. Finiamo la cosa. Esatto. Con la Facciamoli prima, veloci, che è tanto sennò. Trap Bandit, è un item di livello 1. Quando un mostro passa su di questo item, distrugge un Trap Crest e Crest Canter, del Allora, mostro del controllore, del mostro che ci ha passato molto sotto. inutile Inutile. No, sì. di perché comunque deve Sprecare un... passarci sopra. E se non ci passi sopra tu che l'hai posizionata, vuol dire che è palesemente Sono un qualcosa di sì, ma poi è negativo. meglio giocare mostri come Nekogal o Esatto. Che Ginza per almeno distruggere un sei sono sicuro, mostri, infatti, li puoi muovere, non li devi esatto. tributare, molto E li meglio. attivi più volte. Poi, Energy Disk. Anche questo è un item di Livello livello 1 1. e aggiunge 20 di attacco al mostro che ci passa Esattamente, sopra. già questo questo è secondo me già potrebbe essere ottimo. una. Per il livello che ha, quasi una S, secondo me. Perché comunque aggiunge un 20 Sì, d'attacco. certo, puoi aggiungere quelli dell'avversario, Fai però lo una. metti Fai in una meno posizione uno. vicino al tuo. Sì, Fai fai meno meno uno di uno. mostro, però. Non Ma so, quello vabbè, metti tutti gli nell'A, item alla fine. non lo metti nella S, lo metti nell'A, però. Cioè, comunque un più È 20 d'attacco a un forte. mostro. Sì, che Cioè, però livello 1, è un cioè più. livello 1, È un livello 1, è Però forte, fai un non... meno uno di Sì. mostro. Sono 20 di attacco permanenti, cioè lo giochi subito, lo inizi già a potenziare il mostro. Secondo me, un A, secondo me se lo prende tutto. Mettilo nella A. Poi abbiamo, ecco, un altro item particolare. Exploding Però è un Disk. livello 3. È un livello 3, e quando praticamente il mostro ci passa sopra prende 2 danni, quindi 20 di Ora danno. abbiamo forse visto, non ricordo, ma mi sa di no, in una partita, perché noi abbiamo testato un po' così una strategia e veniva messa, diciamo, davanti come, cioè cercavi di tirarlo come primo dado per Sì. metterlo davanti al Monster Lord. Però sì, va bene, ok, ti va a parare il primo mostro che arriva lì, perché comunque gli fai 20 di danno, però se ti arriva lì uno, diciamo, grosso come un Garnacha, cioè, a parte che gli Gli fai fai solo un cosa? Gli fai un favore favore. e comunque non muore, in teoria, però, cioè, diciamo che potrebbe essere una B, Più che altro per il costo, sono a un è un livello livello 3. Livello 3. 3 comunque è difficile da giocare. Sì, un livello, Tra secondo O, me, C o merito. B? No, io B o metterei C, B. sì. B perché Sono 20 comunque danni. non è né troppo forte né troppo debole, però non di meno, ma neanche di più. Buon, passiamo a Questa Gloominizer. l'abbiamo riguardata l'altra volta e l'abbiamo rivalutata. Perché è un livello 2, quindi non è difficile da giocare. Quando questa item è evocata, si attiva immediatamente. Per il resto del gioco, tutti i mostri sul terreno hanno bisogno di 2 movimenti per muoversi. Questa è nei Come mazzi se Dragon. È il doppio, avessero in il realtà. doppio, sì. Cioè, Quindi serve il draghi doppio. quattro. No, esatto. Quindi non è vero I neanche draghi per si la magia. muovrebbero di 15, sì, no, i Di draghi di quattro. 4.
quindi Allora, allora. sì, allora la strategia poteva essere di giocarla con i volanti, Esatto. Beh, o la però... giochi contro i, la giochi allora a Sì, sto lo punto giochi contro i contro i draghi, volanti. però vuol dire Come che. fai a sapere che l'altro ha i volanti? Esatto, allora, o si sorteggiano e a, diciamo, a cielo aperto, oppure secondo me questa è una D, perché anche Allora, la puoi questo. Io giocare non lo so, con il Knight of the cielo aperto. Twin Swords, che comunque con uno andrebbe, essendo un'abilità, andrebbe a fare due passi. E Sì, però. andresti, e attaccando tante volte, tu puoi giocarti questa strategia ed essere molto più avvantaggiato. O con lo Strike Ninja, che comunque è bannato. Sarebbe una A se avessi sia Strike Ninja che O con i il Twin Tunneling. Sword. O con i Tunneling, che comunque passando sotto agli avversari, o oltre agli Però avversari, paghi comunque due. sempre due, certo, Sì. però se tu calcoli bene le distanze, puoi mettere in scacco il Monster Lord. Bisognerebbe capire Cioè, con non il. è così No. scarsa come carta. Secondo me è comunque una B, perché ovviamente devi giocarci dietro una strategia vincente, se no non serve Poi a niente. io D no, D Secondo me D no, esagerato. è Mettiamolo troppo. nella Una C. B. Sì. Equilibra, cioè devi giocartela con una strategia. Sì, dobbiamo capire che strategia, però secondo me è una carta che può andare Se bene. l'avversario ha davvero i Quindi C volanti, o B? gli lasci davvero un Non si grosso muove più, fardello sulle sì, non si spalle. muove più. Esatto, i Cioè, volanti non si muovono più. alla fine è meglio muoversi con due che meglio muoversi con Certo. quattro. Cioè. Mettiamolo Se, nella B allora, allora, se tu ragioniamo non dovresti così. giocare i volanti e Sì. quindi vai a cercare di bloccare i volanti dell'avversario. Nel caso in cui non li abbia, tu giocheresti o i Tunneling o il Knight of the Twin Swords, che è forte Sì. d'attacco, si muove sempre di due con la sua abilità speciale. E non ti va tanto a penalizzare, quindi boh, io lo proverei in questo modo. Mettiamolo nella B allora, va bene. Passiamo ora a Medical Aid Kit. L'ultimo Non è item è un fortissimo. livello 2, praticamente quando il mostro ci passa sopra si perde due danni marche, quindi si cura, Regen ah sì, di ok, si due, di rigenera eventi, di di 20. 20. Ha Allora, non è senso. brutto, però cioè, se lo paragoniamo all'elfo mistico, che è un livello Sì. 1 ed è un mostro, Sì, cioè, e vedi, cura quello. Eh tutti, sì, è lo stesso concetto di prima, con cioè, le io lo trappole. Le metterei nella statistiche D, buone. Non lo so, io secondo C forse. È un po' meglio me. Ma è raro che dell'altro prendano D. i danni i mostri, quello è il Sì, punto. esatto, cioè, nel senso, fai prima ad evocare un mostro piuttosto che avere un Sì. kit che ti, Devi pure diciamo, passarci devi sopra. pure passarci sopra. Quello è Comunque è un curare mostro, l'avversario. esatto. Sì, quello è vero, si può curare anche l'avversario. Sì, ma Non si oltre al sa, fatto cioè. quello, cioè devi passarci tu sopra, cioè se il tuo mostro è Sì. avanti, devi tornare indietro e poi ritornare avanti e i movement che resta comunque non è che li fai Sì, è così un di che più ogni turno ne forse, hai non è 8. così schifoso come il coso, come Oddio, devi però devi passarci l'altro. sopra, sei sempre lì, eh? Vai, torni, Secondo ribaggia. me comunque non c'è neanche un mostro che abbia l'abilità di guadagnare più punti vita se si rigenera. Avessero fatto anche un mostro per dire questo Esatto. mostro guadagna più vita quando viene rigenerato, tipo Gator Dragon, che si potenziava di difesa Sì. spendendo una difesa in più, magari uno con una magia in più si rigenerava dei punti vita guadagnati, cioè si aumentava i suoi punti vita massimi per i punti vita Sì. ripristinati, però non esiste, quindi è un po' una carta, no, Sì, è un po' sprecata, un po' un lo effetto dovevano spreco. fare perché è tipica di questi giochi, Eh sì. rigenerare salute, rigenerare difese, Sì. rigenerare è sempre un'abilità che si vede in questi giochi da tavolo, però non lo so, Non ha cioè, molto senso in questo gioco da tavolo che hanno veramente poca e vita i esatto, mostri, poca cioè. vita e Se mi dicevi venti, un gioco che ti fa 20-30 di danno con 100 e passa di vita, allora avrebbe avuto senso, esatto. ma la vita massima è comunque un 50, adesso 60 non mi Neanche sembra, sì 50 50 ce li ha, sì, ti ha ti è scavocato. Però forse gli unici che arrivano a 60 credo che siano le divinità Vabbè, però egizie. lasciando stare Sì, vabbè, loro, loro sono fai un broken di 50 base. il te schievocato che è uno di quelli che abbiamo, fine. Sì, però Cioè. di media quanto hanno? 20-30 di vita. Sì, esatto. Sì, Di media. infatti. Non Cioè, hanno più di 30. è proprio uno degli unici che ha tanto. Quindi, comunque, è raro che tu ci voglia passare sopra. Meglio l'elfo mistico che va a curare un po' Sì, tutti che hanno magari quel tutti 10 tra l'altro. danno,
quel 20 di danno, quel 10 di danno sì, ancora, è cioè. anche delle buone statistiche. E poi soprattutto non è una cosa che finisce, perché lì è Esatto. il suo mostro ha un tanchino di livello 1, quindi ci Non ho sta. assolutamente da mettere come D per ora. Poi se scopriamo È strategie utile, più buone, perché sì, in realtà è assolutamente. tutto un work in progress questo Esatto. Beh, tier list. avrebbe magari senso su tipo la Chiron che Quello attacca sì, da distanza e quello si sì. ferisce Poi sullo il centauro mistico Zombira, anche. Lo Zombir, sì. il centauro mistico, che No, si... centauro Sì. mistico gli Centauro serve però... perdere. Centauro Ah no, mistico gli serve però perdere vabbè, per se lo aumentare ripotenzi, l'attacco. però poi Ma lo non è puoi più l'attacco. risfruttare. Sì, Ah, ma non è non è più vero, perché è vero, l'attacco. perché sei Dipende, quello... se Sullo tu... Zombira è Se vero, non sì. ti Sullo serve Zombira fare va. più danno, o se arrivi a 10 e ti basta fare 20 di danno, ti Sì. ripotenzi di 20, torni a 30 e ti salvi Sì, magari. però, cioè, Però su quelli è molto ovviamente... situazionale, sullo zombire e sulla Sì, Chiron è un po' più in un bello, però, mazzo... cioè, comunque devi passarci sopra, siamo sempre lì. Esatto. Siamo quindi giunti alla fine di questa tier list. Ci dispiace non averla fatta in inglese, sarebbe stata complicata farla in inglese perché comunque tutta in inglese era veramente troppo. L'abbiamo fatta in italiano, spero che comunque le persone la guardino solo anche per vedere le pedine che noi abbiamo a livello E come le carta, abbiamo e classificate? esatto, che comunque quello è abbastanza l'importante. E spero che per voi che lo state guardando e che capite la nostra lingua sia stato utile o comunque divertente, magari anche per voi. Scriveteci nei commenti dove avreste messo chi, se magari diverso, cioè magari faccio un esempio, il gazelle in una A al posto che nella S. E qualcuno che è bannato magari nella S, fateci sapere un po' tutte Sì, queste anche cose se qua. volete magari Pian vedere un po' di altre tier list, così più avanti piano quando avremo le nostre aggiorneremo. pedine Sì, nuove. aggiorneremo con tutte le pedine nuove ripartendo da questa tier list che vedete qua. Esatto. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Alla prossima tier list. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.